Luigi, buongiorno, il dottore Lombardo. Buongiorno, dottore Lombardo. Vorrei riprendere l'esame da un passaggio che lei ha già accennato quando ha parlato dei suoi memoriali del 2013. Sì. E in particolare le voglio chiedere maggiori dettagli sul fatto che lei stava scrivendo un ulteriore memoriale. Sì. Sì. Quindi un terzo memoriale. Sì, un terzo memoriale. Perché stava predisponendo questo memoriale e quale era l'oggetto dello stesso? Ma il memoriale è complesso perché io parlo di tantissime cose. Prego, mi dica. Sì. Ma di quale memoriale stiamo parlando però, eh? Memoriale del 2013, lei nel momento in cui viene catturato nel novembre del 2013, si ricorda? Sì. Tra le cose che specifica dice, io stavo scrivendo un terzo memoriale che le stavo mandando. Sì. Quello che ho spedito? No, quello che ho spedito? Lei ne ha inviati due, per quello che mi risulta. Sì, sì. Sì. Sì, sì, dottor Lombardo, è vero. Ecco, come mai, che cosa aveva da segnalare, diciamo, in questo terzo memoriale? Nel terzo memoriale io stavo scrivendo, diciamo, quello che la procura ha già, quello che ho scritto dopo il mio arresto. Quindi, di quali argomenti voleva parlare? Ma io nel memoriale volevo parlare della massoneria, dei personaggi che si celavano dietro a tantissimi affari. Di questo volevo parlare. Poi, che cosa, diciamo, ancora non aveva detto nel corso della sua collaborazione? Ma c'erano cose che io non potevo neanche scrivere, ma dovevo spiegare a voce a lei, dottor Lombardo. E di che cosa si trattava? Perché erano temi così complessi da comunicare? Ma da comunicare a voce però, verbalmente. Sì, dico, perché erano temi così complessi che lei riteneva di dover comunicare a voce e soprattutto perché non li aveva comunicati nella prima fase della sua collaborazione? Non l'avevo comunicato perché non lo potevo fare, avevo paura, dottor Lombardo. Quindi erano temi connessi alla vicenda di Aiello, al circuito di sì, cui faceva sì, parte sì. Aiello? Sì, sì, sì. Questo sì, lei intende? Sì, della morte di Francesco Calabrò e di tante altre cose. Lei ha già spiegato la volta scorsa che questo è un contesto che la spaventa molto. Mi spieghi meglio, perché lei, che comunque ha avuto rapporti anche con soggetti di grande carisma criminale, di grande spessore criminale, ha paura di questo ambiente di cui faceva parte Aiello? Io avevo paura, ho ancora paura, perché io conosco bene i personaggi dell''ndrangheta di cui ho parlato, ma non conoscevo i personaggi che si celavano dietro ad Aiello, il mondo che c'era dietro a lui, quindi questa cosa mi faceva paura a me. Perché non era in grado di definire meglio quello che ci stava dietro, in sostanza. Sì, sì. Senta, lei nel verbale di interrogatorio del 29 settembre 2014, a proposito di questo terzo memoriale, che poi non ha inviato perché è stato arrestato, sì, dice: nel terzo memoriale che io stavo scrivendo prima del mio arresto parlavo di Rocco Filippone. Sì, sì, anche di questo, dottor Lombardo, anche dei carabinieri, di Villani, di tutto quello che è successo. Quindi il fatto che lei non avesse parlato di questi argomenti prima era sempre legato a quella paura che ci ha appena espresso, cioè di un mondo che fino in fondo non conosceva? Sì, 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 sì. Era tutta una faccenda che legava a Aiello, agli attentati, a tantissime cose, di cui poi io ho spiegato a lei. Senta, vorrei tornare anche un attimo al colloquio investigativo che lei ha avuto nel dicembre 2012, no? Presso la DNA.
Sì. Perché lei in quella sede dice una serie di cose. Che cose, dottor Lombardo? Con riferimento ad Aiello, voglio dire, a determinate circostanze. Sì, 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 sì. Ma è stato un discorso che non è stato definito poi. Cioè, non è, io, quel colloquio... Sì. Non è che è stato definito, cioè, niente, perché dovevo essere riascoltato nuovamente. Quindi lei doveva tornare poi con le fotografie sostanzialmente? Sì. No, no, dopo che io gli ho mandato quello che gli ho mandato al dottore Donadio, sì. Mi ha mandato una citazione, sì. Per, mi sembra, per gennaio. Sì. E quindi io non sono andato, l'ho rifiutato. Quindi era arrivata una seconda citazione sostanzialmente. Sì, una seconda citazione, io non sono andato. Non è andato. Poi non è seguito no. Più nulla. No, non è seguito più nulla per quanto riguarda Donadio, i discorsi che si erano fatti. Però sono successe poi quello che ho quello raccontato. Quello che ci ha raccontato, quindi il sequestro che lei ci ha raccontato, diciamo quell'incontro nei pressi di Macerata. Sì. Sì, sì. Senta, un altro particolare su questo. Lei leggeva i giornali a Macerata, aveva modo di connettersi a internet? Sì. 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 Dalla lettura dei giornali o delle fonti aperte, quindi dalle notizie che apprendeva tramite internet, lei è venuto a sapere che era stato svolto un colloquio investigativo anche con Cortese? Sì, io avevo letto che il dottore Donadio era andato a Reggio Calabria, precisamente a Villa San Giovanni, dove avevano portato a Cortese Antonio, sì. Per interrogarlo sulle vicende di cui io ho parlato con Donadio. Quindi sostanzialmente lei dalla stampa apprende che era stato fissato questo incontro, questo colloquio investigativo, sulle stesse cose di cui lei aveva già riferito. Sì, apprendo pure che Antonio Cortese, durante l'udienza del processo che stavano facendo ai miei familiari, ha detto quello che era successo in quell'incontro. E questo come lo apprende? Lo apprendo da internet io. Quindi sempre leggendo gli articoli stampa? Sì, sì. Appresa questa circostanza di Cortese, lei che cosa ha fatto? Si è preoccupato, voglio dire, ha reagito in qualche modo? Mi sono preoccupato di più perché ho detto io, qui mi stanno sbandirando, cioè mi stanno mettendo in pericolo. Si ricorda quando accade questo fatto? Prima o dopo l'incontro che lei ha avuto con questi presunti carabinieri? Ma mi sembra dopo, dottore Lombardo. Cioè prima c'è l'incontro con i carabinieri e poi lei legge sulla stampa o viceversa? No, l'ho letto dopo io. L'ho letto dopo, dottor Lombardo. Mi sembra che era marzo, aprile, non mi ricordo. Non si ricorda. Quindi lei lì si preoccupa ancora di più? Sì. Ha tentato di avere informazioni da qualcuno per capire che cosa stava succedendo? Ma io non avevo contatto con nessuno, dottor Lombardo. Quindi le uniche informazioni provenivano da internet o dai giornali? Da internet. Ha sentito? Sì. Da internet. Senta, è la sua compagna dell'epoca? Sì. Mi ricordi come si chiama? Si chiama Laila Taio. Laila. Lei ha parlato di queste circostanze? No, io ho parlato delle circostanze che stavano succedendo a Macerata. Lei non sapeva tutto quello che c'era dietro. Che cosa gli aveva raccontato? Gli ho raccontato dell'incontro a Roma con Donadio.
Ma non tutto, non tutto, perché non potevo dirle niente. Lei, dopo che sono tornato da Roma, sì, voleva sapere quello che era successo. Sì. Ma non è che gli ho detto effettivamente tutto. Però, mi pare che lei abbia fatto il filmato, no? Quando lei è rientrato sì, da Roma. Sì, 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 lei ha fatto il filmato, io gli dicevo, poi intanto filma, poi ti spiego. Gli ho spiegato quello che è successo a Roma, sì, ma non gli ho detto che io conoscevo ad Aiello, tutte queste cose qua. Lei non li sapeva. Non le sapeva. Per quale motivo lei non si è confidato con la sua convivente? Perché già era spaventata. Quindi se io gli dicevo quello che c'era dietro, quella mi lasciava e se ne andava. Senta, lei si allontana, no, da Macerata ad un certo punto, tra fine maggio e i primi di giugno del 2013, e la sua compagna continua a vivere lì. Sì, sì. Almeno così ho saputo dopo. Sì. Lei aveva contatti con la sua compagna? No, no. Contatti non diretti, è chiaro, lei non c'era. Telefonici, attraverso... Ah, lei chiamava per avere notizia a mia moglie. Ma mia moglie non è che sapeva ancora dove ero, che cosa stavo facendo, se ero vivo, se ero morto, non sapeva niente. Quindi i contatti erano attraverso sua moglie, non vi sentivate in alcun modo, neanche tramite internet o su utenze, magari non intestate a voi? No. Senta, la sua compagna che lavoro faceva? Non faceva nessun lavoro, dottor Lombardo. In quel periodo non lavorava? No. In epoca successiva, che lei sappia, ha iniziato a lavorare? Non lo so perché io non avevo contatti. Aspettate un attimo, ma lei parla dopo del mio arresto? Io parlo di quello che lei sa in relazione alla sua compagna. Sì, aspetta. Lei mi ha detto che durante il periodo in cui stavate insieme lì a Macerata, lei non lavorava. Non lavorava. Dopo il mio arresto? Sì. Dopo il mio arresto? Quindi dopo il novembre 2013? Sì, dopo novembre 2013 lei è venuta a trovarmi parecchie volte. Dove? Veniva in carcere? In carcere, sì. Veniva a trovarmi e mi raccontava che stavo lavorando come badante e che quindi il proprietario, cioè quella che l'aveva assunta, era stato chiamato dai carabinieri, almeno così mi diceva lei. Si sono presentate persone e si sono qualificate come i carabinieri dicendo: stai attento con questa qui perché è sotto protezione, e il suo compagno è un ex boss, può succedere qualcosa pure a te, stai attento, è meglio che la licenzi. Insomma, gli facevano questo discorso. Tant'è che è stata licenziata da questa persona per questo motivo. Questo lei lo apprende quindi dal racconto che le fa la sua compagna? Sì. Mi sa dire, diciamo, il momento esatto in cui queste persone che si qualificarono come carabinieri si presentarono dal datore di lavoro? Ma qui stiamo parlando quando ho iniziato a ricollaborare con la procura di Reggio Calabria. Quindi dopo il novembre 2013? Sì. Perché lei nel verbale del 29 settembre 2014 individua, diciamo, questo momento nel mese di giugno di quello stesso anno. È stato prima, dottor Lombardo. È stato prima. Perché... Sì, è stato prima, perché lei è venuta, se io non mi ricordo male, fino a giugno, primi di luglio, e io gli ho,
No, non è che l'ho cacciata, ma l'ho invitata a non venire più a trovarmi, di lasciarmi stare, che non volevo il suo male, non volevo il male di nessuno. Quindi la pregavo di non venire più perché correva pericolo. Sì. E quindi da quel momento lei non è venuta più. Non ci siamo sentiti, non mi ha scritto niente. Quindi è stato prima, lei intende sempre nel 2014 o già nel 2013? Sì, nel 2014. 2014. Sì. E le disse che questi soggetti si presentarono come carabinieri. Sì, come carabinieri. Sì. Si ricorda se le disse se questi soggetti mostrarono al suo datore di lavoro qualche cosa? Non mi ricordo, dottor Lombardo. Non mi ricordo. Perché nel verbale che ho appena richiamato le dice: questi hanno mostrato al datore di lavoro della mia compagna delle foto che la ritraevano e hanno chiesto il motivo per il quale lavorava in quel luogo. Se ho dichiarato così, allora è così, dottor Lombardo, ma io non mi ricordo. Anzi, le posso dire una cosa, che questo suo racconto, prima di venire a colloquio, me l'ha detto a telefono. Quindi, me l'ha detto prima. Quindi una telefonata ovviamente in carcere. Sì, in carcere, sì. Era spaventata la sua compagna? Sì, era spaventata, piangeva, aveva paura, non sapeva che cosa fare. Ma dico, ma non era un controllo ordinario legato a una persona sotto protezione? No. Lei di questo è certo? No. Sicurissimo. Perché è così sicuro? Ovviamente lei sa come funzionano i controlli, no? Delle persone che sono sotto protezione, lei ne ha subiti tanti. Ma guardi, quelli che ci venivano a controllare la polizia o i NOP, altre persone non venivano mai. Non venivano mai. Sempre le stesse persone, non è che cambiavano. Quindi quello era un controllo anomalo per quello che lei sapeva, che per quello che lei aveva capito dal racconto della sua compagna. Sì, era un racconto anomalo. Cioè era un controllo anomalo. Dottor Lombardo, io l'ho associato ai falsi noppi che sono venuti a suonarmi sotto casa. Io l'ho associato a quel contesto. Quindi mi faccia capire meglio lo giudice. Mi perdoni se faccio, diciamo, un breve sunto rispetto a quello che lei ci ha detto. Sì. Lei viene agganciato da questi presunti carabinieri, portato fuori da Macerata, le fanno un determinato discorso, le dicono che lei non deve parlare di Aiello, che deve ritrattare tutto quello che ha detto, è così? Sì, è così. Dopo quell'episodio che la riguardò, quindi nella primavera del 2013, vero? Non ci furono più situazioni di quel tipo? Cioè non venne più nessuno da lei prima che lei si allontanasse da Macerata? No. Però c'erano cose strane. C'erano cose strane. E ce l'ho spiegato. Controlli sotto casa, lei ci ha già descritto. Sì. Sono queste le cose strane, no? Quelle che ci ha raccontato la volta scorsa. Se ce ne sono altre, ovviamente la invito a... No, sono queste. Lei poi dice, nel 2014, dopo che io inizio a parlare nuovamente con la DDA di Reggio Calabria, si verifica l'episodio della mia compagna. Sì. È così? Sì. Che lei ricollega, dice, allo stesso sostanza, le stesse motivazioni del primo... Le stesse motivazioni, del primo fatto che ci ha raccontato. Sì. Sì. In carcere lei è stato avvicinato da qualcuno? No, non c'era la possibilità di essere avvicinato da nessuno, perché sono stato 4 anni isolato e io vedevo solo gli agenti di custodia, altre persone non ho visto mai io. Quindi in carcere nessuna situazione anomala si è verificata dopo il suo arresto del 15 novembre del 2013? No, che io ricordo no. No. Quindi l'unico fatto strano, dopo che lei inizia a parlare nuovamente con Reggio Calabria, è questo della sua compagna. Sì.
Lei è sicuro che la sua compagna le disse che questi soggetti si erano qualificati sempre come carabinieri? Come carabinieri, sì. Ma la sua compagna li vide questi soggetti o li vide solo il suo datore di lavoro? No, quello che ricordo io è che queste persone si sono recate a casa del datore di lavoro e gli hanno spiegato chi era lei, con chi era legata, a che cosa andava incontro, era meglio licenziarla, che poteva subire un attentato, tutte queste cose. Cioè avevano rivelato l'identità, in poche parole, ad una persona che questa identità non la conosceva, di una persona sotto protezione. Sì, proprio così. Si ricorda il nome del datore di lavoro della sua compagna? No, non mi ricordo, dottore. Ma è un nome che le è stato fatto dalla sua compagna oppure no? Me l'ha detto, però io non mi ricordo. Si ricorda di... solo che aveva, che aveva un'azienda, non mi ricordo di che cosa, e quindi... Dove? Dove lavorava? Allora, lei era a Vicenza. A Vicenza. Si ricorda di un certo Franco? Può essere, dottor Lombardo. Io non mi ricordo il nome, però lei me l'ha detto. Me l'ha detto. Glielo ha detto. Senta, quella fu l'unica occasione in cui ci fu questo controllo anomalo, chiamiamolo così per capirci, presso il luogo di lavoro della sua compagna? Che io mi ricordo solo questo, che io, se non mi ricordo male, Va bene. Senta, adesso le chiedo uno sforzo di memoria e diciamo un contributo da parte sua, partendo da una premessa. So perfettamente che i lo giudice a Reggio Calabria sono moltissimi. Sì. E quindi le chiedo, quante famiglie di 'ndrangheta che si chiamano lo giudice operano su Reggio Calabria? E allora, c'è la mia famiglia, la famiglia dei tassisti, chiamiamole così, che abitano, che controllano San Giovannello, c'è un'altra famiglia, lo giudice, che sono parenti con Carmelo Palermo e Pasquale Condello, poi c'è un'altra famiglia che opera nei pressi del santuario di Sant'Antonio, sì, di Reggio Calabria, e basta, che io sappia non ce ne stanno altri. Quali rapporti, diciamo, in questo ambiente criminale di cui lei parla ci sono stati tra la sua famiglia e queste altre famiglie lo giudice? Se rapporti ce ne sono stati. Intanto voi eravate legati ai Condello, no? Sì. Lei ce l'ha già spiegato. Le altre famiglie lo giudice invece come si collocavano nel panorama criminale reggino? Allora, quelli di San Giovannello, finché viveva Mario Audino, erano legati ai Degano e De Stefano. Sì. L'altra famiglia di Condera, sì, sarebbero legati agli Alvaro, ai Condello, ai Palermo. Sì. E noi eravamo legati a Pasquale Condello. A Condello. Sì. Mentre questi lo giudice che lei ha collocato presso il santuario di Sant'Antonio? Scusi, l'altra famiglia di Sant'Antonio erano legati a Domenico Libri. A Domenico Libri. Sì. Mi dica qualcosa di più su questa famiglia di Sant'Antonio. Da quante persone era composta? Era una cosca vera e propria di 'Ndrangheta? Era una costola dei Libri? Chi era il soggetto, diciamo, di maggior rilievo? Era una costola dei Libri. Il soggetto di rilievo era Demesio lo giudice, Mimmo, chiamato Mimmo. Mimmo. Questo qui, Mimmo. Sì. Questa persona aveva fratelli che secondo me non erano legati alla criminalità. Ma lui era riferimento a Domenico Libri per quanto riguardava i lavori che Domenico Libri
diciamo, in un certo senso l'ha messo lì a guardare i suoi interessi. Ah, quindi la zona di Sant'Antonio per conto dei libri veniva gestita da questo Demetrio Lo Giudice detto Mimmo. Sì, sì. Perché Sant'Antonio nella spartizione della città andava con i libri di Cannavò. Sì. Come mai? Pur essendo nel centro della città andava con i libri? No, fino a un certo punto andava con i libri. Fino al santuario di Sant'Antonio andava con i libri. Sì. Da Sant'Antonio in giù andava con gli Audino. Con gli Audino, quindi la famiglia di Mario Audino. Sì. Quindi sostanzialmente i De Stefano Degano. Sarebbe a dire, scendendo da Sant'Antonio, che costeggiavano fino a Piazza de Nava, prendeva tutto Audino. Nel centro cittadino prendevano De Stefano, Condello e Tegano. Sì, ho capito. Quindi lei ha certezza comunque che la zona di Sant'Antonio andasse con i libri attraverso questo Lo Giudice Demetrio? Sì. Che lei ha conosciuto personalmente, questo Lo Giudice? Sì, l'ho conosciuto. In che occasione? L'ho conosciuto, a parte che io ho conosciuto non solo lui, ma anche i suoi fratelli. Questo Domenico Lo Giudice era affiliato al vecchio boss Francesco Canale. Stiamo parlando degli anni 70. Ciccio Canale Ognuri. A Ciccio Canale Ognuri, sì. Quindi stiamo parlando ancora prima di De Stefano. Sì. Quindi è una persona di una certa età, questo Demetrio Lo Giudice. Sì, è una persona anziana, non è. È una persona anziana che era molto vicina a Francesco Canale. Sì. Poi io l'ho visto, siccome mi stava interessando ad aprire un centro frutta a Sant'Antonio, questa persona si è avvicinata a me dicendo che lui era lì, che Domenico Libri l'aveva messo lì, se aveva bisogno di qualcosa era a disposizione, che non c'erano problemi, potevo fare quello che volevo. Quindi mi scusi se la interrompo, poi la faccio proseguire. Quindi fu lui proprio che si presentò come un uomo di Domenico Libri e come responsabile di indagine di quel territorio? Sì. In quale anno siamo quando lei vuole aprire un centro frutta vicino al santuario? Ma stiamo parlando, se io non ricordo male, tra il 2006 e il 2008. Sì. Tra il 2006 e il 2008, quindi a cavallo di quel periodo di cui ci ha parlato la volta scorsa, di tensione con i Condello, siamo in quello stesso periodo lì, quindi prima e dopo l'arresto che lei aveva subito per l'operazione Bless. Sì. Lo ha aperto? Prima di questo fatto? Sì, l'ho aperto. L'ha aperto questo centro? Prima di questo fatto. Sì, prima di questo fatto, dottor Lombardo, durante la mia detenzione dal 91 al 98, mio fratello Giovanni stava costruendo una casa lì dove abita oggi, no? Sì. E questo Demetrio Lo Giudice l'aveva avvicinato facendo lo stesso discorso. Qual è esattamente il luogo dove suo fratello Giovanni poi realizzò l'immobile? Dove mia nipote si è buttata dal balcone, dottor Lombardo. La via, non ricordo, se me la ricorda lei. Comunque, salendo dal santuario di Sant'Antonio, non mi ricordo, io la via non la so. Non è Reggio Campi? No, è Reggio Campi, ma più che altro mi sembra che si chiama Parco Fiamma. Parco Fiamma, sì, che è una traversa di Reggio Campi. Mi sembra, sì. Quindi anche molti anni prima, più di 10 anni stiamo prima. Stiamo parlando, perché Giovanni poi è uscito, mi sembra,
nel 97. Sì, stiamo parlando più di 10 anni prima. Questo stesso Demetriolo Giudice si presentò a suo fratello Giovanni. Sì, sì, sì. Come responsabile di quell'area. Sì. Anche in quell'occasione disse che era un uomo di Domenico Libri. Sì, sì. Per capirci, suo fratello inizia a costruire questo immobile dopo la fine della seconda guerra di mafia, ritengo, non durante la guerra. Allora, l'immobile era già costruito. Ah. Lui lo stava rifinendo. Rifinendo, quindi lo stava completando. Sì, sì. E suo fratello Giovanni poi diede qualcosa a questo Demetriolo Giudice o si accordarono in altro modo? No, no, gli ha detto, vi ringrazio, se ho bisogno di qualcosa ve lo dico. Quindi il discorso era, va, tanto per dire, io vedo che ci sono io qua, se ha bisogno di qualcosa sono a disposizione. Ho capito. Sono con Domenico Libro, questo era il discorso. Ho capito. Stessa cosa fece con lei poi tra il 2006 e il 2008 in relazione al negozio di frutta, giusto? Sì. Mi dice esattamente il negozio di frutta, lei dove lo ha aperto? Allora, l'ho aperto proprio a un centinaio di metri salendo sulla sinistra del santuario di Sant'Antonio. Prima quindi dell'incrocio della strada, prima quindi che la strada incroci via Reggio Campi. Sì. Sulla sinistra salendo. Sulla sinistra salendo. Questo Demetriolo Giudice aveva un appartamento e sotto aveva un deposito, perché lui, a parte che faceva edilizia, aveva una ditta per condizionatori. Ah, installava condizionatori. E quindi abitava quasi di fronte a mio fratello Giovanni. Quasi di fronte. Ho capito. Senta, nei pressi del suo esercizio commerciale, quindi dal santuario di Sant'Antonio, salendo a sinistra c'era il suo esercizio commerciale, giusto? Sì. Che aveva un'insegna. Sì, c'era un'insegna. Non mi ricordo che cosa abbiamo scritto, però c'era l'insegna. Chi lo gestiva di voi? Allora, lo gestivamo io, mio zio Lucisano Leone, mia zia Maria, c'era pure Consolato Villani. Quindi pure Villani frequentava quel territorio? Sì, sì, sì. È stato aperto per quanto tempo? Ma per poco tempo, per circa 6 mesi. Sei mesi? Sì. Tra il 2006 e il 2008 o dopo il 2008? No, tra il 2006 e il 2008. Nei pressi del suo esercizio commerciale c'erano altri negozi che lei ricordi? Sì, oltre a questo di Demetriolo Giudice. Allora, a circa 100 metri sulla destra, sempre salendo, c'era un supermercato, c'era uno stabile che aveva costruito sempre questo Demetriolo Giudice. Uh-huh. E altri appartamenti, palazzi che aveva costruito lui. Che supermercato era? Ma se non mi ricordo male, della Sisa, se non mi ricordo male. Lei il 18 luglio 2014 dice A e O. A e O, sì, A e O. È vero. Sì. Quindi è questo supermercato qui? Sì. Per essere più preciso, diciamo, sul periodo, lei dice gestimmo per circa 6 mesi tra il 2006 e il 2008 questo negozio di frutta, no? Sì. È più il 2006 o è più il 2008? Guardate, dottor Lombardo, io non mi ricordo, vi dico la verità, non mi ricordo. No, perché nello stesso verbale che le ho appena richiamato lei dice dal 2006, quindi sembra più orientato. Dal 2006 al 2008, se facciamo un discorso dal 2006, passano 6 mesi, non arriviamo neanche al 2008. Senta, quando lei inizia a pensare a questo negozio di frutta, lei già sa che quello è un territorio dei Libri, no? Sì. Sì.
Cerca il contatto con i libri per parlare con qualcuno? Ma più che altro io, siccome c'era un mio parente che ci aiutava in questo... Non è che ci aiutava, era intestato a un certo Giuseppe Lamantea, che era imparentato con una mia cugina. E quindi chiedo io a questo Giuseppe Lamantea di andare, di recarsi dai Caridi, da Nino Caridi, e di fare presente che io stavo iniziando ad aprire questa attività. E che cosa le disse Nino Caridi? Mi disse Nino Caridi che non c'era un problema, anzi mi ricordo un'altra cosa, che insieme a questo mio parente ci siamo recati nel fratello del Caridi, che in quel momento abitava nei pressi dove c'erano i pompieri, sul viale, non mi ricordo come si chiama. Sì, comunque ci siamo recati a casa sua. Viale Europa, mi pare questo, che si chiama. Sì, viale Europa, e quindi siccome era sottoposto agli arresti domiciliari, quindi ho dovuto aspettare fuori io. Lui è entrato a parlare. Il fratello era sottoposto ai domiciliari? Sì, sì. Nino Caridi era libero? Sì, era libero, sì. Era libero. E quindi? Quindi ci fu questo incontro? Questo incontro confermava il discorso di Nino Caridi, che non c'erano problemi. Se avevo bisogno di qualcosa, di farglielo sapere. Senta, lei si ricorda se in questa fase diciamo di contatto tra voi, tra lei in particolare, tra voi lo giudice e i libri, ha svolto un ruolo proprio Consolato Villani? Non mi ricordo, di questo passaggio non mi ricordo, dottor Lombardo. Perché lei dice nel verbale che le ho richiamato prima, dei contatti con i libri si era occupato Villani Consolato. Sì, Villani Consolato. Sì, sì, in un primo momento avevo mandato a lui. Sì, è vero. Sì, è vero. Ma aveva mandato Villani a parlare con i libri, perché Villani era legato ai libri, era vicino ai libri, frequentava i libri? No, non è che frequentava i libri, l'ho mandato io. Quindi l'ha mandato lei, diciamo, come suo ambasciatore? Sì, sì. Sì, come ambasciatore, sì. Di fissare un appuntamento per questo fatto. Per quello che le risulta, Villani conosceva lo giudice Demetrio? Sì, lo conosceva. Perché quando ci siamo rivisti, insieme a me c'era Consolato Villani. Ah, quindi è stato lei a presentare lo giudice al Villani? Sì. Sì, 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 sono stato io. Prima o dopo l'apertura del negozio? Dopo. Dopo. Senta, lo giudice, io approfitto del fatto che lei conosce molto bene il territorio reggino e ritengo, voglio dire, che conosca bene anche quella zona di cui ci sta parlando, no? Sì. Sì. Credo di sì. Intanto le chiedo, Villani si è occupato in qualche modo di quell'attività commerciale a Sant'Antonio, cioè c'era anche lui all'interno dell'attività, lei ci ha spiegato prima. Sì, ma lui era sempre col pene, dottor Lombardo, dove c'ero io c'era lui. C'era lui. Senta, lei mi sa descrivere la zona, lei mi ha parlato di questo palazzo costruito dallo giudice Demetrio? Sì. Dove c'era il supermercato AEO? Sì. Me lo sa descrivere, voglio dire, questo palazzo proprio nei pressi del supermercato? O non riesce a ricordare com'era fatto? Ma mi sembra che era 4-5 piani. Perché lì, come era situato, era in discesa, quindi non è che mi ricordo tanto bene. Quindi c'è la strada praticamente che sale dal santuario. Sì. Verso Reggio Campi, quindi sì. Lei dice c'è una strada che è obliqua sostanzialmente. Sì, è un po' obliqua. Si ricorda se c'erano scale, scalette? Non mi ricordo, dottor Lombardo. Lei è mai entrato nel negozio di elettrodomestici, di condizionatori, come ha detto prima, di lo giudice dei medici? Ma più che altro era un deposito, dottor Lombardo. Un deposito, abbiamo capito. Probabilmente un negozio di grosso.
Sì, un deposito dove tenevano condizionatori, queste cose qua. Era rigentato, era rigentato, e poi c'era uno o due serrande, e dalla parte sopra questa attività abitava lui. Dico, ma dentro il negozio lei c'è mai entrato? No. Senta, poi con lo giudice Demetrio lei ha avuto altre occasioni di incontro? No, che io ricordo no. Me lo può descrivere questa persona? Allora, una persona alta più o meno 1,70, abbastanza grasso, poteva avere un 50 anni, 55 anni. All'epoca? Sì, all'epoca. Il viso me lo sa descrivere? Aveva il viso rotondo, mi sembra che aveva un neo sulla guancia. Quindi nessun altro segno particolare? No, che io mi ricordo no. Le chiedo ancora, quante volte ha incontrato lo giudice Demetrio, e soprattutto vorrei capire se con lo giudice Demetrio ha parlato solo degli argomenti di cui ci ha detto oggi? Allora, io l'ho incontrato più di una volta a casa di Francesco Canali. L'ho incontrato molto tempo prima, però. Sì, stiamo parlando anni 70, tra gli anni 70 e 80. L'ho incontrato nel negozio in via Torrione, dove i fratelli, lo giudice, gestivano una rivendita di elettrodomestici. E poi l'ho incontrato a Sant'Antonio. Quante volte l'ho incontrato quindi in totale? 3-4 volte questo. E ha parlato di quali argomenti oltre a questo del negozio di frutta? Niente. Niente. Io non mi ricordo niente. Non si ricorda niente. Perché so che era un uomo di Francesco Canale, questo sì. Questo perché, è sicuro. Perché lo giudice, io insisto molto, diciamo, sull'epoca dell'apertura del negozio di frutta? Per due motivi principali, che ovviamente sono le seguenti domande. Intanto perché Nino Caridi, lei mi ha detto, era libero, giusto? Sì. E Nino Caridi viene arrestato il 20 luglio del 2007, quindi lei era sicuro, lei è sicuro che fosse libero? Ma sì, ma io a Nino Caridi lo incontravo pure alla Pineta, dove la sorella, la moglie gestiva un bar. Bene. Quindi l'ho incontrato sempre lì. Lei si ricorda il momento in cui viene arrestato Nino Caridi, a conoscenza di questo fatto? Perché più o meno, diciamo, coevo al periodo del suo arresto. Se io non mi ricordo male, l'avevano arrestato per quanto riguardava che lui era legato con un certo Labate, un poliziotto. Se io non ricordo male. Operazione testamento, le dice qualcosa? Sì. Credo che la stessa cosa. Sì. Quindi siamo prima, diciamo, in epoca antecedente all'operazione testamento. Sì. Negli incontri con lo giudice Demetrio, sì, prima, e negli incontri poi, quindi dopo la sua scarcerazione, quindi dopo l'agosto del 2007, con Aiello, sì, Giovanni, sì, lo giudice Demetrio e Aiello Giovanni le dissero di conoscersi? Sì, Aiello lo conosceva, sì, Aiello sì, lo conosceva. E quando le parla Aiello Giovanni di lo giudice Demetrio? Ma me ne parla dopo, se io non mi ricordo male, perché non parto. Dopo che
che siamo entrati in sintonia su certi discorsi, mi ha fatto anche il nome di questo demesello giudice. Quindi insieme ai nomi degli ulteriori soggetti che lui conosceva, sì, su Reggio, sì, Calabria? Sì, 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 sì. E che cosa le dice di questo giudice Demetrio? Che erano tanti, erano amici, che questo lo giudice gli passava informazioni. I discorsi erano sempre quelli, dottor Lombardo, con Aiello. Quindi faceva parte, diciamo, del circuito delle frequentazioni di Aiello su Reggio? Sì, 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 sì. In quante occasioni Aiello le parla di lo giudice, dello giudice Demetrio? Ma mi sembra due o tre volte, se non ricordo male, due o tre volte. Sì. Lei capì subito a chi faceva riferimento? Certo, ma vedete, con questo lo giudice, in un certo senso siamo parenti, dottor Lombardo. Tutti lo giudice, vi chiamate allo stesso modo, avete lo stesso cognome, se siete parenti, no, me lo dica, no, lei. Ma, no, no, ma siamo parenti lontano, ma siamo parenti, vedete. E attraverso, diciamo, quali rapporti? Ma rapporti... rapporti in che senso? Dottor Lombardo, cioè, mi spieghi. Ci faccia capire, no? Perché la parentela, lei lo sa, voglio dire, a un certo punto a termine. Quindi, lei dice, alla lontana siamo parenti. Come? Ma con mio padre si chiamavano cugine, sia con quelli di San Giovannello, sia con Demetrio lo giudice, questo di cui stiamo parlando, e di Fortunato lo giudice, quelli di Condera. Quindi, diciamo, cioè, si chiamavano cugini si chiamavano. Capito, ho capito. Quindi diciamo, lo giudice poi sono nuclei familiari e anche criminali autonomi, però lei dice, sì, autonomi. Risalendo a ritroso, poi c'è, sì, una parentela di fondo che li lega tutti. Sì. Aiello le dice sempre e soltanto quelle cose, voglio dire, di lo giudice Demetrio, cioè che lo informa di certe situazioni, che uno che ha rapporti con lui, o scende nei particolari? Ma mi diceva che lui già si conoscevano da molto tempo, perché Domenico Lipri, la famiglia Lipri, diciamo, avevano contatti tramite questo lo giudice. Con chi? Con Aiello? Sì, con Aiello. Quindi anche i libri avevano rapporti con Aiello? Sì, sì, tramite lo giudice avevano contatto. Senta, lei ricorda se Aiello le disse di questo lo giudice qualcosa in relazione alla sua abilità con le armi, se maneggiava armi, se trafficava armi? Con lo giudice? Con lo giudice? Sì, si scambiavano informazioni. Tante volte, cioè io non mi ricordo male, dottor Lombardo, gli portava armi, oppure, che ne so, Demesio gli chiedeva armi, oppure Ritolo. I discorsi con Aiello erano sempre quelli, sia con me che con il giudice, come tanti altri. Senta, ancora una cosa, e torniamo un attimo a Villani. La sua frequentazione con Demetrio lo giudice l'ho capita, vorrei, diciamo, se ci sono particolari ulteriori, sapere invece qual è stata la frequentazione di Villani Consolato con questo lo giudice. Le risulta che si siano frequentati indipendentemente da lei, che si siano incontrati, voglio dire, in altre occasioni? No, Consolato Villani, a parte quando io l'ho presentato, mi ha detto: Nino, vedi che già io lo conoscevo a questa persona, ecco. Lo so chi è. Sì. Quindi Consolato Villani già lo conosceva, le spiegò come l'aveva conosciuto? Sì, lo conoscevo, sì, l'avevo conosciuto. Le spiegò come l'aveva conosciuto, in quale occasione, quanto tempo prima? Non mi ricordo, dottor Lombardo, non mi ricordo. Però lo conosceva, di questo è sicuro? Sì, sì, sicurissimo. Fu questa la ragione per cui lei incaricò proprio Consolato Villani di gestire i rapporti con i libri in occasione dell'apertura di quel negozio di frutta? Sì, anche per questo, sì. Ma perché Consolato Villani frequentava Sant'Antonio? Non è che frequentava Sant'Antonio. Siccome io frequentavo Sant'Antonio, quindi lui era con me
È una cosa normale, che frequenta anche lui Sant'Antonio. Sì, questo l'ho capito. Indipendentemente da lei, Consolato Villani aveva motivi ulteriori per frequentare Sant'Antonio oppure no? Cioè, questo mi interessa capire. Guardi, io non mi ricordo quali ulteriori motivi lui poteva avere a frequentare Sant'Antonio. Però certamente non insieme a lei lo frequentava. Sì. Senta, la zona di Sant'Antonio, per quello che le risulta, era una zona che veniva utilizzata per organizzare degli incontri ad alto livello di 'Ndrangheta? Sì, allora, gli incontri che c'erano stati, quello che è mia conoscenza, che gli incontri avvenivano tutti all'interno del santuario di Sant'Antonio. Cioè proprio nel santuario? Sì, all'interno. E come mai c'era questa abitudine? Ma anche io mi incontravo, per esempio, vi faccio un esempio, dottor Lombardo. Sì. Quando io mi incontravo con Domenico Condello, alias Gingomma, sì, per quanto riguardava biglietti, controbiglietti oppure imbasciate, noi ci incontravamo o all'ospedale oppure all'ex... non mi ricordo come si chiama, all'Empas, su via La Mendola, dove c'erano istituti di analisi, dottori, questi erano i luoghi. E tra questi luoghi c'era anche? Il santuario di Sant'Antonio, sì. E quindi quella zona controllata dallo giudice Demetrio, ma lo giudice Demetrio sì, partecipava a questi incontri, che lei sappia? Guardi, io che io sappia, con me non si è incontrato mai al santuario, per altri motivi, oltre a quelli che ho detto. Per evitare equivoci, questo è l'unico lo giudice Demetrio che lei conosce o ne conosce anche un altro? C'è un altro, lo giudice Demetrio, fratello di Domenico Uboi. Di Mimmo Uboi. E che fa quest'altro, sì, lo giudice Demetrio? Questo è un affiliato della Cosca Audino. Audino, Postorino, sì. Dico, svolge un'attività lavorativa? Sì, all'epoca, negli anni 2000, lui era autista a Lama, di Reggio Calabria. Aveva pure un'edicola nei pressi di Viale Zerbi. Ma non è questo lo giudice Demetrio di cui stiamo parlando? No. Senta, lei mi ha detto che lo giudice Demetrio legato ai libri, quindi quello dei condizionatori, per capirci, quelli di Sant'Antonio, era sì, soprannominato sì, Mimmo. Mimmo, sì. Perché si presentava così? Guardate, noi lo chiamavamo Mimmo, anche se si chiamava Demetrio, ma anche Francesco Canale, suo fratello Antonino, lo giudice, lo chiamava Mimmo. Mimmo, quindi era univocamente sì, per tutti conosciuto come Mimmo. Sì. Mi sa dire che dote di 'Ndrangheta avesse, se questa è un'informazione che lei venne comunicata? Che grado? Se io non mi ricordo male, Francesco Canale diceva che aveva una carica alta, quindi stiamo parlando della Santa. Quindi stiamo già all'epoca di Ciccio Canale 70. Aveva la Santa? Sì. E negli anni successivi? Poi lei è tornato su questo argomento con qualcuno, ad esempio parlando con Villani? No. Vi siete mai chiesti, dice, ma su Mimmo lo giudice, dice più alto, più basso di noi? Non mi ricordo, dottor Lombardo, non mi ricordo. Perché quando lei l'ha conosciuto, lei quale dote aveva? Stiamo parlando, avevo il padrino io allora. Aveva il padrino, quindi lei era parecchio alto. Sì. Da chi l'aveva avuto il padrino? Da Giovanni Chilà, Carmelo Murina e un certo Meduri, Paolo Meduri.
Caporrota. Caporrota, sì. E dove l'aveva avuta questa dote? Dove è avvenuta? Dove era stato lei investito di questa dote e perché? A casa di Paolo Medure. Come mai avevano deciso di darle il padrino? Avevano deciso di darmi il padrino perché hanno insistito sia Carmelo Murina sia Giovanni Chilà ad avere questa dote. In quale anno siamo? Siamo nel 2006. Quindi nel periodo in cui lei già non gestisce più Pasquale Condello o ancora lo stava gestendo? No, non lo gestivo più. Non lo gestiva più? No, non lo gestivo più. E come si arriva, diciamo, a questo fatto che le riconoscono il padrino? Cioè, chi la chiama? Che cosa le dicono? Mi aveva chiamato sia Giovanni Chilà che Carmelo Murina, dice se ce l'ha piacere, vedi che una sera di questa, o qualche giorno di questo, ti conferiamo la dote del padrino. Nonostante lei fosse già, voglio dire, uno molto importante su Reggio Calabria. Sì. Però il padrino non ce l'aveva. Senta, mi spieghi una cosa, ma Carmelo Murina non controllava Santa Caterina? Allora, Carmelo Murina non è che controllava Santa Caterina. Carmelo Murina prendeva parte all'estorsione, come li prendevamo noi. Sullo stesso territorio. Perché a Santa Caterina non comanda nessuno, non c'è un locale, non c'è niente. Ho capito. E quindi Carmelo Murina sostanzialmente insieme a voi si divideva i proventi delle estorsioni su quel territorio e promuove il suo avanzamento all'interno dell'Andrangheta. Quindi avevate un buon rapporto, questo? Sì, con Carmelo sì. Quindi quando lei entra in contatto con lo giudice Demetrio, lei ha già il padrino sostanzialmente. Sì. Ecco. Ed è in grado di dirmi se lo giudice Demetrio fosse più in alto di lei o no? Guardi, io non mi ricordo, Orto Lombardo. Non mi ricordo. Non lo so. Non si ricorda, quindi di questo non avete mai parlato. Non mi ricordo se abbiamo parlato, se aveva un grado di più, non mi ricordo. Il grado successivo qual era? Dottor Lombardo, sicuramente se negli anni 70 aveva la Santa, certamente negli anni 2000 aveva, che ne so, il Vangelo, i Cequartini, il Quartino, non ho idea, io capisco quello che lei dice. Non sono domande che non hanno un senso, ora il senso lo chiarirò subito. Se, come lei dice, questo signore, questo Demetrio, lo giudice, era un soggetto di grande rilievo, quindi già negli anni 70 aveva la Santa e quindi immaginiamo che ogni 2-3 anni c'è stato un avanzamento di grado, ad un certo punto i gradi saranno finiti, perché voglio dire quelli erano. Sì. Quindi o ci sono state delle mancanze da parte sua e gli hanno bloccato la carriera, tra molte virgolette, oppure voglio dire è diventato una sorta di papa dell'Andrangheta, ma non è questo che mi interessa. Le chiedo, questo signore muore libero, perché voglio dire nel contributo dichiarativo che viene fornito sull'Andrangheta Regina nessuno parla di lui? Pur conosciuto con un ruolo particolarmente rilevante come responsabile di Sant'Antonio, cioè il cuore della città. Ma perché non ne parla nessuno? Perché era un riservato di Domenico Libre e Pasquale Libre, dottor Lombardo. Non è che Demetrio lo giudice andava a sbandierare a chiunque chi era e a chi apparteneva. Quindi lo faceva solo in determinate occasioni e per determinati motivi? Certo. Perché nell'operazione testamento, per capirci, quindi quella che interessò
Nino Caridi e il poliziotto, come ha detto lei, sì, e tanti altri, lui non c'è. Ma non c'è perché era riservato. Cioè, era riservato. Non lo sbandirava. Sì, certo. Quindi era un soggetto, diciamo, che svolgeva mansioni di un certo tipo e non appariva. Dottor Lombardo, per sì, farvi capire una cosa. Allora, De Mesio, lo giudice di cui stiamo parlando, sì, negli anni 2000, che va da 2002 a 2006, sì, cioè per farvi capire la persona, sì, sì, allora aveva una ditta per condizionatori, sì, cioè installava i condizionatori e prendeva in appalto anche nelle caserme dei carabinieri, è un esempio, no, che sto facendo io, sì, sì. E aveva un appalto all'interno della caserma dei carabinieri in via sopra Piazza Tenava, e quindi era insospettabile. Io da un punto passa un'altra cosa. In quel periodo mio fratello Maurizio, che venne portato a Reggio Calabria per motivi di giustizia, sì, e si trovava all'interno di questa caserma, ma era già collaboratore Maurizio, sicurissimo, sì, 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 sicurissima. Gian Dorrigio Pasquale, che lavorava alle dipendenze di lo giudice De Mesio, sì, aveva visto a mio fratello Maurizio, quindi quando lo vide è venuto subito da me e da mio fratello lo giudice Domenico, dicendo: vedi che all'interno della caserma dei carabinieri c'è tuo fratello Maurizio. Mi ha detto lo giudice De Mesio: Mimmo, se vuoi ammazziamo da intra. Ma che stanno dicendo? A quale ammazzare? Ma chi dovete ammazzare? A mio fratello? Ma siete quattro scemi, siete. Quindi volevano uccidere a mio fratello all'interno della caserma dei carabinieri. Quindi lo giudice per Demetrio, farvi capire, sì, lo giudice De Mesio, per farvi capire il personaggio chi è. Quindi pur essendo, diciamo, un soggetto di micolibri, voglio dire, con una dose, sì, di 'ndrangheta altissima, sì, lei dice, sì, era un riservato, tanto riservato, che lavorava anche per le forze dell'ordine. Per le forze dell'ordine, sì. E quanti riservati c'erano a Reggio Calabria come lui? E soprattutto, voglio dire, che cos'è questa categoria dei riservati? Riservati, per esempio... Mi faccio un esempio, dottor Lombardo, sì, riservato, una persona riservata tante volte non è che per forza deve essere affiliato, intendiamoci. Per esempio c'è una persona che a me mi interessa, che può avere tante risorse in tanti settori, tante cose, anche all'interno delle istituzioni, e quindi io... ne approfitto di questa sua mansione, chiamiamola mansione, e quindi lo tengo riservato, cioè, non glielo faccio sapere a nessuno, è una mia persona, una persona fidata. Ho capito, ecco. Ho capito. A cui affidare dei compiti particolari, diciamo, che non devono essere, sì, conosciuti. Sì, sì signore, ecco. Sì. Oltre a Demetrio lo giudice, nella sua lunghissima carriera all'interno dell''ndrangheta, lei ne ha conosciuti altri, sì, riservati, quindi è una categoria che esiste. Sì, esiste, certo, esiste. E, diciamo, questo crisma di riservatezza, chi lo riconosce? Il capofamiglia, il responsabile mandamentale, non so se sono chiaro, cioè come si crea la figura del riservato, chi la crea? Ma è una cosa soggettiva, sarebbe a dire, come le ho spiegato poco fa, è una cosa, non lo so come esprimermi, dottor Lombardo. Cioè lei aveva soggetti riservati al suo servizio, lei era capo locale, lei aveva, diciamo, una famiglia, sì, no? Per esempio io come riservato avevo Antonio Cortese, a Giuseppe Villani. Quelli erano riservati. Quindi quelli erano suoi riservati, cioè lei quando parlava, sì, sì, con altri soggetti di 'ndrangheta, sì, non rivelava chi erano. No, sapevano chi era, però non sapevano che cosa poteva fare o che cosa aveva fatto. Ho capito.
E oltre a questi soggetti, diciamo, su Reggio Calabria, quanti altri riservati lei ha conosciuto? Ma adesso io non è che mi ricordo, dottor Lombardo, ma comunque ce ne stanno moltissimi, eh? Mi faccia capire un'altra cosa, perché lei la volta scorsa ci parlava di quella famosa proposta di Pasquale Condello, no? Sì. Che la voleva nominare suo rappresentante generale, ma soprattutto per fare questo, le disse Condello, bisognava entrare in massoneria. Sì. Giusto? Sì. E le parlò di alcune persone che dovevano fare da tramite o comunque con cui lei doveva interloquire. Sì. Mi ricorda chi erano queste persone? Pasquale Rapoccio, l'avvocato Antonio Marra e tanti altri. Io non è, adesso io non è che mi ricordo. Che cosa ma mi interessa capire? Tutto scritto. Sì, sì, ho sì. Tutto scritto. Sì, sì, lo so, lo so, lo so. In realtà l'ho anche detto la volta scorsa. Questi riservati, diciamo, avevano un ruolo in relazione a questi rapporti con la massoneria? Ma se erano massoni, dottor Lombardo, certo, certo, avevano rapporti. Quindi servivano anche a gestire quel tipo di relazione? Sì, rapporti commerciali, rapporti, ma in qualsiasi settore. Quindi diciamo il senso del mantenere riservato un determinato soggetto poteva essere anche questo? Sì, anche questo. Lei con Villani parlò mai di questo discorso dei riservati? Non ricordo, non mi ricordo. Non si ricorda. Quindi di Cortese in questi termini con Villani lei non si ricorda di aver parlato? Ma Cortese, cioè, Villani lo sapeva che Antonio Cortese era un riservato, cioè che lo gestivo io personalmente. E sapeva solo di Antonio Cortese o sapeva anche di altri? Ad esempio di suo padre sapeva? Sì, sapeva, certo. Anche di suo padre sapeva che lei lo gestiva direttamente? Sì, in un certo senso sì, possiamo dire che lo gestivo, anche perché tante volte quando il padre di Consolato si trovava a nord, io andavo a trovarlo. Tante volte è capitato che c'era pure Consolato. Sentalo giudice, c'è stato un momento, lei lo ha accennato la volta scorsa, no? In cui lei ha avuto necessità di determinati contatti per risolvere la questione di suo fratello, giusto? Quindi l'ordinanza di custodia che era stata eseguita nel 2009 ce lo ha detto. Sì. E ci ha anche detto, diciamo, quello che lei ha tentato di fare e poi come si arriva anche agli attentati nel 2010. Le chiedo sì. Adesso di soffermarsi su una, diciamo, su una vicenda simile, e cioè sì. Il processo subito da Consolato Villani in relazione agli omicidi, ai danni dei carabinieri, come esecutore materiale. Sì. No? Sì. Sì. Lei si occupò mai di quella vicenda processuale per aiutare Consolato Villani? E se lo fece, come tentò di farlo? Allora, c'è stato, mi sembra che l'avevano condannato in primo grado, mi sembra, dottor Lombardo. Mm. E quindi lui voleva un altro avvocato di cui poteva fare più affidamento. Mm. E quindi gli ho detto io, ti porto dal mio avvocato, l'avvocato Gatto, Lorenzo Gatto. Te lo pago io, non ti preoccupare, te lo pago io. E quindi ci siamo recati nello studio dell'avvocato Gatto. Il giudizio di appello, mi perdoni, io interrompo ogni tanto. Il giudizio di appello, quando questo avviene, era già iniziato o era in previsione del giudizio di appello? Guardi, io non mi ricordo se era avvenuto già il giudizio a primo grado o in appello, io non mi ricordo. No, quindi, lei ha detto lo avevano condannato in primo grado. Sì, quindi per l'appello.
Quindi Consolato Villani, quindi in vista dell'appello stiamo parlando. Sì, in vista dell'appello, in vista dell'appello, gli faccio mettere questo avvocato, andiamo allo studio. Mi scusi, l'avvocato Gatto lei ha detto era il suo difensore da quanto tempo? Ma dal 2000. Sì, dal 2000. Dal 2000. Quindi lei lo porta da Gatto. Perché va da Gatto? Perché ancora era il mio avvocato. Cioè, io mi recavo sempre da Gatto perché era il mio avvocato. E quindi lo porta da lui, l'avvocato Gatto gli dice di sì, gli fa firmare una nomina. Sì. E quindi l'avvocato Gatto a quel punto si svottona e dice... Nino, non vi preoccupate, perché se dovrebbe andare male in appello, dice, facciamo i motivi per Cassazione, che poi lì dice, vi indicherò io a chi contattare, sarebbe a dire all'avvocato Giorgio De Stefano, che lui ha tante amicizie in Cassazione, e vediamo di farlo tornare indietro il processo. Quindi non vi date pensiero, me la vedo io. E tutte queste cose qua. E che cosa succede quindi dopo la nomina dell'avvocato Gatto? Quindi Villani è presente, Villani è presente quando lei va presso lo studio di Gatto? Ma sì, andiamo apposta. Io lo porto con me per presentare all'avvocato Gatto e quindi per fare la nomina. Sì, certo. Parlate in qualche modo del giudizio di appello, di quello che si potrà fare in appello? Sì, c'era, se io non mi ricordo male, dottor Lombardi, in quel periodo c'era un altro collaboratore, credo che era Spaduzza, credo, e che quindi questo qua portava avanti questo collaboratore che anche in Calabria avevano contatti, che i carabinieri, io non mi ricordo precisamente che cosa diceva, ma comunque c'era la speranza che, secondo il ragionamento di Consolato, che poteva uscire da quella situazione. E tutto questo discorso lo fate nello studio di Gatto? Sì, nello studio dell'avvocato Gatto, perché in quel periodo era uscito sul giornale tutte queste cose qua, e quindi ne parliamo con l'avvocato Gatto. Dice, andiamo piano, vediamo le cose come stanno, poi vediamo, vediamo che cosa succede. Poi si celebra il giudizio di appello, lei lo ha seguito il giudizio di appello accanto a Villani, accanto a Gatto, non lo so se la informavano. Sì, sì, veniva informato, comunque gli avevano confermato 30 anni e lì Consolato Villani parte di testa se la voleva prendere con i suoi zii di Ravagnese. E quindi studia di mettere 5-6 bombole di gas dentro una macchina, posteggiarla nel portone dei suoi zii e fare scoppiare l'ira di Dio. E a quel punto io lo freno, ma che stai dicendo? Stai calmo? Ma vediamo che la cosa la risolviamo. Ho cercato di calmarlo, di assecondarlo. Ecco, devi calmarlo, va, dottor Lombardo. E poi ma lui era ostinato. Era ostinato, ma poi, diciamo, il discorso dell'avvocato De Stefano lo avete in qualche modo approfondito, lo avete esplorato? Lei ne ha parlato con qualcuno di questa possibilità? No. Noi aspettavamo che in Cassazione... No, non abbiamo esplorato, non abbiamo fatto niente, dottor Lombardo. Perché non ha preso in considerazione lei il discorso di Giorgio De Stefano come l'era stato proposto all'avvocato Gatto? Ma anche perché in quel periodo, stiamo parlando adesso dal 2006 al 2008, quando noi cercavamo un negozio da aprire, incontriamo l'avvocato De Stefano nello studio di un certo Campolo a Reggio Calabria. Un certo Campolo? Gioacchino Campolo. E quindi noi aspettiamo di parlare con questo Campolo dopo 5-10 minuti esce dallo studio questo avvocato Giorgio De Stefano. Lui volle sapere perché eravamo lì,
che cosa avevamo bisogno, e quindi io gli ho spiegato dicendo: senti, avvocato, noi c'è un negozio in via così così, dice, che ci interessa, se il signor Campolo ce la vuole dare, dice, comunque, dice, se avete bisogno mi fate sapere. E quindi la cosa che Campolo non si mise a disposizione, è sembrata una cosa negativa anche di parlare con l'avvocato di Stefano, che lei conosceva già, secondo il mio giudizio, il giudizio di consolato, era stato l'avvocato di Stefano a dire a Campolo di non mettersi a disposizione con noi. Ho capito, ma lei, l'avvocato De Stefano, quando Gatto le parla di lui, lo conosce già? Sì, io all'avvocato De Stefano lo conosco dagli anni 80, stiamo parlando 80-81, dottor Lombardo. 80-81, quindi da moltissimo tempo. Sì. Anche se prima ne sentivo parlare da mio padre, dai miei zii, chi era l'avvocato De Stefano? E chi era? Era un massone, uno che apparteneva alla loggia di Lucio Gelli, apparteneva ai neri, chiamiamolo così, neri, di personaggi che all'epoca, negli anni 70, frequentavano a Reggio Calabria, con Paolo De Stefano, Giorgio De Stefano, l'avvocato, un altro avvocato che adesso non mi ricordo il nome. Quindi era una persona da lei ampiamente conosciuta? Sì. E all'interno dell''Ndrangheta si parlava di questo avvocato De Stefano? Ma guardi, allora, l'avvocato De Stefano a Reggio Calabria, anche prima e dopo della guerra, la seconda guerra, era, diciamo, il burattinaio l'avvocato De Stefano. L'avvocato De Stefano è quello che realmente comanda nella famiglia De Stefano, che ha comandato fin dagli anni 70 fino ad oggi, dottor Lombardo. Senta, lei dell'avvocato De Stefano e di questo riferimento che le fece l'avvocato Gatto proprio a lui per aggiustare i processi, ne parlò con Villani Giuseppe? Sì, certo, suo padre era a corrente di tutto. Quindi lei consultò Villani Giuseppe su questa vicenda? Sì, anche, ne abbiamo parlato, sì. Si ricorda in quale occasione ne parlò a Villani Giuseppe? Se non mi ricordo male, dottor Lombardo, non mi ricordo se era nel periodo in cui consolato Villani ha battezzato la sua figlia, sarebbe mia comare, va. E Villani Giuseppe che cosa le disse di questa proposta? Di questa proposta di Gatto di rivolgersi a Giorgio De Stefano? Visto che l'avvocato ha detto così, però state attenti che questo è un po' tragediatore, attenzione, fate attenzione, dice, perché può essere un boomerang. Questo le disse Giuseppe Villani? Sì. Quindi che continuava a darle consigli? Sì, certo. Lei ce lo ha definito un suo consigliere, quindi anche in questa cosa, anche in questa, sì, anche in questo in questa caso cosa, fece la anche stessa... in questa cosa. Sì, anche in questo caso ci ha consigliato di andare piano, di fare attenzione all'avvocato De Stefano. Dico, spiegò meglio le ragioni per cui lui, diciamo, predicava prudenza in questo rapporto o no? Ma prudenza perché gli interessi che c'erano dietro il fatto dei carabinieri, sarebbe a dire, l'avvocato De Stefano non è che aveva tanto piacere se consolato Villani e gli altri ne uscivano, diciamo, assolti. Ah, ecco. Quindi poteva essere portatore di un controinteresse? Controinteresse, certo. Cioè lei dice poteva stargli bene quel tipo di condanna? Sì, certo. Questa fu la valutazione che avete fatto?
Sì, questo. Si ripresentarono poi in seguito, perché poi c'è la vicenda... Dottor Lombardo, prego. Io voglio precisare una cosa. Prego. Facciamo attenzione quando parliamo di Peppe De Stefano, perché chi comanda Peppe De Stefano, chi manovra Peppe De Stefano è l'avvocato Giorgio De Stefano. Qualsiasi decisione abbia preso Peppe De Stefano da quando è morto suo padre, l'ha presa l'avvocato Giorgio De Stefano. Quindi facciamo attenzione. No, questo è una importante precisazione. E la ringrazio di questo. Le chiedo, ma lei ha partecipato mai a riunioni di 'Ndrangheta con Giorgio De Stefano? Guardati, riunioni di 'Ndrangheta no. No, quindi con lui presente no. Io mi ricordo negli anni 82, 81, 82, quando poi Paolo De Stefano viene scarcerato, sì. Quindi lui risiedeva nella villa a Pentimele. Sì. Lì, dopo il suo rilascio, anche io con mio padre ci recammo nella casa di Paolo De Stefano. Sì. E lì c'erano centinaia e centinaia di persone, di cui l'avvocato De Stefano, che ogni tanto si appartava con altri uomini per discutere non so di che cosa. Ma comunque il discorso dell'avvocato De Stefano, dottor Lombardo, no, lo dovremmo affrontare in altra sede, perché il discorso è molto complesso. Sì, ci faccia capire in questa sede, diciamo, per sommi capi. Lei ha già detto tutte le decisioni le prendeva lui, sostanzialmente ce lo sta descrivendo come un soggetto di livello altissimo, voglio dire, anche al di sopra dei capi riconosciuti. Ma la decisione nella famiglia di De Stefano, dottor Lombardo, anche quando viveva suo cugino Giorgio De Stefano, lui era il pupato, lui era la persona che decideva su tutto. Su tutto, quindi anche prima del 77. Stiamo parlando quando viveva Giorgio De Stefano. E quello muore, mi pare, il 7 novembre 77. Sì. Ancora prima era lui che decideva tutto, l'avvocato Giorgio De Stefano. Mi perdoni, diciamo, seguendo queste sue indicazioni, quindi quando nel 91 c'è la riunione di Oppido, di cui ci ha parlato la volta scorsa. Sì. Lei ci ha detto tra Filippone Rocco, i fratelli Graviano, altri soggetti, sì, che ci ha... Scusa, posso intervenire un attimo? Intervenga. Mi spiega perché, scusate, visto che sto richiamando... Scusate, se è un'opposizione, non ho capito. Sì, un'opposizione al fatto che il testo non ha mai detto che Oppido, Filippone e Rocco... Come no? Sì. Allora io ho le allucinazioni. Per prendere le trascrizioni... Ah, che cosa? Se però evitiamo queste interruzioni. No, perché io posso avere pure allucinazioni sentendo 400 collaboratori all'anno, però... meno male, la ringrazio. Va bene. Anche perché ho il verbale davanti. Quindi rincoglionito sì, ma non a sto punto. Bene. E allora, facciamo finta che non è successo niente, va? E allora, quando lei, lo giudice, la volta scorsa racconta della riunione del 91... a cui dice, sì, quella che le raccontano tanto Giuseppe Villani che Consolato Villani, a cui, sì, dice fossero presenti Rocco Filippone, Giuseppe De Stefano, i fratelli Graviano ed altri soggetti, vorrei, sì, capire se anche in relazione a quella partecipazione di Giuseppe De Stefano lì ad Oppido Mamertina dobbiamo applicare la regola che lei ci ha appena spiegato, cioè che comunque le decisioni le prendeva Giorgio. Allora, dottor Lombardo, prima che Peppe De Stefano andava alla riunione, si è consultato sempre con l'avvocato Giorgio De Stefano, corresponsabile anche l'avvocato Giorgio De Stefano, perché lui ha preso la decisione. Senta, le risulta... Dica. Proprio l'avvocato De Stefano ha preso la decisione
che la persona che doveva andare a parlare a Oppido una mattina era Peppe De Stefano. Senta, le risultano rapporti diretti tra Giorgio De Stefano e i soggetti di vertice di Cosa Nostra? Non mi ricordo, dottor Lombardo. Quindi mai nessuno, le ha parlato di queste relazioni tra De Stefano e Cosa Nostra? Io, se io non mi ricordo male, in carcere si parlava, e questo lo parlava Pasquale Regano, Orazio De Stefano e altre persone, che l'avvocato De Stefano aveva delle persone di Cosa Nostra, ma stiamo parlando persone a livello di Totò Riina, Bernardo Provenzano, Matteo Messina Denaro e tanti altri. Quindi relazioni questo, a quel livello. Questo raccontavano, sì, questo raccontavano, come Bagarella. Anche Bagarella. Sì, anche Bagarella. E lei si ricorda in quale occasione in carcere, in quale carcere, in quale periodo? Eravamo a Reggio Calabria, quando Orazio De Stefano, Pasquale Degano, Cosimo Moschera, Domenico Lippi, Pasquale Lippi e tanti altri volevano fare una tragedia nei confronti dell'avvocato Giorgio De Stefano, che lo volevano uccidere a Roma, nello studio dell'avvocato Giorgio De Stefano. Perché aveva uno studio a Roma? Sì, aveva lo studio a Roma, certo. E perché lo volevano uccidere? Non era utile per tutti? Lo volevano uccidere perché in quel periodo Peppe De Stefano aveva sbilanciato il potere della sua famiglia con quella dei Decano. Sarebbe a dire il fatto che Orazio De Stefano si era sposato una benestare, sarebbe nipote dei Decano, sì. Aveva sbilanciato un poco il potere ai Decano con Orazio De Stefano e quindi volevano uccidere l'avvocato De Stefano per destabilizzare la famiglia De Stefano. Ho capito. E a questo punto mi spieghi meglio come era strutturata al suo interno questa grande famiglia De Stefano Tegano. Lei abbiamo capito, Giorgio una sorta di mente, soggetto di livello altissimo, poi c'era Peppe che aveva il ruolo che lei ci ha descritto, poi c'era Orazio, poi c'era la componente teganiana. Aspettate, dottor Lombardo. Ce lo spieghi lei. Allora durante la guerra di mafia, la seconda guerra, gli schieramenti erano l'avvocato De Stefano con i fratelli dei figli di Paolo De Stefano da un lato, Orazio De Stefano, per scopi di guerra, sposa la nipote di Tegano. E sì. Quindi divengono due tronconi separati. Sì. Peppe De Stefano e l'avvocato De Stefano, un troncone. Sì. Pasquale Tegano, Giovanni Tegano, tutta la famiglia Tegano, insieme a Orazio De Stefano, era un'altra cosa. Ha capito? Sì, ho capito, che all'interno di questa famiglia era come se si fossero creati due sottogruppi. Sì, due sottogruppi. No. Perché lei ci spiegava prima che comunque il centro città era gestito da queste tre grandi famiglie di archi, quindi De Stefano, Tegano e Condello. Ma durante la guerra o dopo, dottor Lombardo? No, durante la guerra non credo, durante la guerra mi pare che la gestione della città era stata sospesa, no? Quindi... E dal 91 in poi, quando la guerra finisce, che c'è un certo assetto, mi sbaglio? Sì, l'assetto, sì, però, sì, certo, sì. Quindi stiamo parlando delle decisioni successive alla guerra, cioè quelle che riguardano anche voi, no? Che vi assegnano un certo ruolo. Sì, 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 sì. Oh. Quindi lei dice... operavano nello stesso contesto territoriale, ma al loro interno avevano queste frizioni. Sì. E addirittura sì. Si arriva a decidere quasi di eliminare l'avvocato Giorgio.
Ma durante la guerra, dottor Lombardo. Quindi il discorso dell'eliminazione è precedente, non successivo al 91. Sì. No, no, stiamo parlando. No, perché sennò rischiamo di fare confusione. Quindi finita la guerra, Lombardo, questi propositi, diciamo, nei confronti dell'avvocato Giorgio non c'erano più. No, non c'erano più. Non c'erano più, erano stati risolti. Sì. Senta, mi faccia capire ancora una cosa. È nel momento in cui, diciamo, la guerra finisce, l'assetto, voglio dire, tra i De Stefano e i Tegano, voglio dire, qual è? L'assetto rimane uguale, però, diciamo, l'unità c'è tra i Tegano, Condello, De Stefano, Libri. C'è l'unità, c'è. Cioè, tornano quelli che erano prima dell'85. Sì. Quindi si chiude quella pagina, diciamo, di sangue e tornano a gestire i loro affari tutti insieme. Come facevano prima. In questo assetto successivo al 91, lei ha parlato di una confidenza di Pasquale Tegano. Il ruolo di Pasquale Giovanni Tegano qual è? Allora, ma Giovanni, Pasquale, Domenico, c'era pure Domenico, non ci dimenticavamo. Sì, Domenico, ma Domenico muore, mi pare, nel luglio del 91. Nel 91, ma prima, durante la guerra, c'era. Certo. Chi gestiva era Domenico, Pasquale e Giovanni. Quindi, morto Domenico nel luglio del 91, qual è il ruolo dei fratelli che rimangono? Rimane Giovanni Tegano, che il capo dei Tegano era il capo dei Tegano, e Pasquale Tegano, che era la mano valanza, quello che gestiva tutti gli omicidi, era Pasquale Tegano, dottor Lombardo. Quindi l'operativo era? L'operativo era lui. Mentre Giovanni era il capo? Giovanni, sì, era il capo. Era il capo. Sempre in quel rapporto che lei ci ha descritto con i De Stefano, i Condello, voglio dire, in cui erano tornati ad essere una cosa sola. Sì. Senta, è un accenno che lei ha già fatto, ma vorrei che lei lo approfondisse un attimo, proprio alla luce di quello che ci ha appena detto. Le risultano rapporti tra Rocco Filippone e Giovanni Tegano? Io so che sono compari. Hanno un San Giovanni. Hanno un San Giovanni con Giovanni Tegano. E questo lei da chi lo apprende? Come lo apprende? Lo apprendo da Giuseppe Villani e Consolato Villani. Quindi che le riferiscono questo fatto? Sì. E in quale occasione glielo riferiscono, lei se lo ricorda? Ma sempre, stiamo parlando quando loro mi raccontavano tutti i fatti che erano succeduti. Dottor Lombardo. Quindi dopo la sua scarcerazione, sostanzialmente. Lo confermo. Aveva, Rocco Filippone aveva il San Giovanni con Giovanni Tegano, erano compari anche con Pasquale Latella, con Nino Latella. Con Nino Latella, sì, lo aveva detto anche la volta scorsa. Sì. E sono sempre Villani, padre e figlio, che le dicono questa cosa. Sì. Le diedero maggiori particolari su quando diciamo fosse nato questo San Giovanni, a quando risalisse? Non lo so, non mi ricordo io, dottor Lombardo. Ne abbiamo parlato, ve lo sto dicendo, però io non mi ricordo. Non mi ricordo. Lei ricorda con nettezza Giovanni Tegano o i Tegano? No, Giovanni Tegano. Giovanni Tegano. E Nino Latella. E Nino Latella, sì. Dottor Lombardo, dobbiamo sospendere 5 minuti. Sì, li sospendiamo, Presidente. Se non c'è possibile? Sì, certo. Facciamo una pausa. 5 minuti. Sì, prego. Lo giudice mi sente? Sì, la sento, dottor Lombardo. Quindi lei ci stava dicendo che Rocco Filippone, le venne raccontato dai Villani, avesse un rapporto particolare di comparato con Tegano Giovanni e anche con Nino Latella. Sì. Quella fu la prima volta che lei apprese questa circostanza, poi le venne ripetuta in altre occasioni? No, quando parlavamo dicevano
dicevano che Filippone e Nino Latella con Giovanni Decano erano con il primo avevano il San Giovanni, sì. Con l'altro erano tantissimi amici, avevano un'amicizia fraterna, questo dicevano. Questo le dicevano. Senta, poi è sempre quella l'occasione in cui le parlano anche dei rapporti tra Filippone e Piromalli? Sì, sì. Sempre in quel racconto che le fecero Giuseppe Villani e Consolato Villani, quindi? Sì, 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 sì. In quell'occasione le parlarono anche dei rapporti che aveva con i Mancuso? Ma con i Mancuso e pure con altre persone, dottor Lombardo. Quali altre persone? I Mazzagatti e altre persone che adesso io non mi ricordo. Non mi ricordo, dottor Lombardo. Quindi le parlarono sostanzialmente di relazioni all'interno dell'Andrangheta con più famiglie? Sì, sì, con più famiglie. Quelle che ricorda sono quelle che ci ha indicato adesso? Sì. No. Senta, vorrei, diciamo, ulteriori particolari da parte sua in relazione a quello che lei disse ai Villani dopo che le raccontarono questi fatti, perché lei in parte ce lo ha detto. E mi pare di aver capito, potrei ricordare male, che lei li invitò, diciamo, al silenzio, alla prudenza. Sì, sì, io dal momento in cui Pasquale Condello era un po' astio su queste persone, mi sono preso la responsabilità sulla mia stessa persona, sarebbe a dire, mettendo in pericolo la mia vita per salvaguardare a loro. E quindi da quel momento io gli ho detto andiamo piano, stiamo attenti a quello che facciamo, ragazzi, se no qua finisce male per tutte e tre. Ah, quindi diciamo l'invito era legato, diciamo, a questa sorta di preoccupazione. Sì, certo. Anche se lei diceva la volta scorsa, Condello già sapeva. Già sapeva, certo che sapeva. Ma comunque la prudenza, diciamo, era necessaria. Sì, era molto necessaria, sia per loro che per me. Per lei perché? E perché se Condello un bel momento se la poteva prendere con me, perché io mi sono preso la responsabilità, perché lui, parliamoci chiaro, dottor Lombardo, Pasquale Condello li voleva uccidere. Pasquale Condello li voleva uccidere, perché loro sapevano molte cose. E che quindi erano, io mi sono preso la responsabilità che loro non parlavano, si stavano zitti e facevano quello che io gli dicevo. Ho capito. E questo avviene prima o dopo la proposta che Pasquale Condello le fa di diventare suo rappresentante? Durante. Quindi in quel periodo? Sì. Come poteva lei garantire il silenzio dei Villani? E soprattutto, voglio dire, di soggetti ulteriori rispetto ai Villani, no? Perché c'era anche altra gente a questo punto che sapeva. Ma guardate, per quanto mi riguardava, erano i Villani che mi interessavano a me, perché erano cugini miei, perché l'ho visto crescere. Giuseppe Villani mi ha visto crescere a me, io ho visto crescere a suo figlio, quindi si figuri che legame che c'era. Ho capito. Quindi dice, io potevo garantire sui Villani, poi ovviamente su quello sui che... Villani, su tutti, certo, gli altri, non era compito mio. No, come facevo? Senta, ma nel racconto che poi le fa Consolato Villani, no? Soprattutto lui, perché lui aveva avuto un ruolo attivo nei tre episodi. Non si possono... Sente? Ma per questo cambio di stagione, di clima, freddo, caldo, caldo, freddo, è normale. Come? Può controllare cosa sta succedendo? Forse c'è un microfono aperto a Termi. Nel racconto che le fanno i Villani, e in particolare Consolato Villani, no? Che lei ci ha descritto, diciamo, nel dettaglio la volta scorsa. Villani scende nei particolari nel descrivere la relazione
che c'era tra Rocco Filippone e Giuseppe Calabrò? Cioè che tipo di rapporto avessero? Ma erano parenti, sono parenti, dottor Lombardo. Sì, io sono parenti, sono lo parenti. Sappiamo, però a volte ci sono sì. parenti che sono più distanti degli estranei, quindi le dice che tipo di rapporto c'è tra zio e nipote, tra Filippone e Calabrò? Guardate, per quanto ne so io erano in buoni rapporti, oltre a essere parenti erano in buoni rapporti. Le spiega anche i rapporti che ci sono, diciamo, tra Rocco Filippone e la famiglia di Calabrò, quindi il padre Giacomo Santo? Buoni, rapporti buoni. Rapporti buoni. Sì. Le racconta di incontri tra Filippone e i Calabrò, voglio dire, quindi per capire che tipo di relazione ci fosse, ma, cioè si frequentavano. Ma... Il discorso che facevano i villani era che sia i Calabrò che Filippone si frequentavano, cioè l'uno andava nelle abitazioni degli altri. Senta, ancora una cosa vorrei approfondire con lei. Dei figli di Filippone, Villani Consolato le parlò? Sì. E cosa mi parlò di Francesco? Mi parlò di Francesco, di Antonio, di Giuseppe, di Giovanni, che poi, se io, dottor Lombardo, io non lo so se io mi ricordo bene o no, diceva che Giovanni forse era un figlio adottivo, che poi si è trasferito a Roma. Questo mi diceva. Ma le parlò dei figli di Filippone in occasione, diciamo, di questi racconti, di quando le dissero quello che era successo? No. No, e in quale occasione? A parte il fatto che una delle riunioni si è svolta a casa del figlio di Filippone, Tademesio, però dei loro figli non abbiamo mai parlato, almeno io non mi ricordo. Non si ricorda. No. Senta, Villani Giuseppe le disse qualcosa di più rispetto a Rocco Filippone, rispetto al figlio Consolato? Ad esempio le disse se lo aveva mai incontrato, lo aveva conosciuto? Sì, si andavano a casa sua, dottor Lombardo. Quindi glielo disse? Sì, sia Consolato che Giuseppe. Quindi questo particolare lei lo ricorda con chiarezza? Sì. Io ho iniziato oggi a chiederle, diciamo, di questo terzo memoriale che lei stava per scrivere, diciamo, lei dice non l'ho scritto poi perché mi avete arrestato. Sì. Cioè in questo terzo memoriale lei era questo che voleva comunicare agli inquirenti? Sì, io mi volevo preparare in un... cioè che quello... cioè per quello che stava per avvenire dopo... sarebbe a dire mi arresto e che volevo parlare con lei e con il dottore Caviero Terrao e quindi volevo affrontare tutti questi discorsi che erano rimasti rimasti all'oscuro. E a che punto era arrivata, diciamo, la stesura di questo terzo memoriale quando lei è stato arrestato? Ma no, a poche pagine, dottor Lombardo. A poche pagine. Lei poi lo ha completato questo memoriale, lo ha consegnato? Sì, l'ho consegnato. Ce l'ha la procura. Quindi è quell'enorme memoriale che lei poi ha consegnato? Sì, ma le devo dire che è stato ancora aggiornato. È stato ancora aggiornato, va bene. Sì, è stato ancora aggiornato. Ma su questi anche argomenti, perché... cioè sugli argomenti di cui parliamo in questo processo o su altro? No, su questo processo. Mi sono ricordato anche, adesso lo dico, che i villani
Giuseppe Villani mi aveva detto che i Graviano erano parenti con Matteo Messina Denaro. Questo chi gliel'aveva raccontato? Non so, no, Giuseppe Villani. Non so come sono parenti, ma sono parenti. Cioè li fa una rivelazione di questo tipo? Sì. Senta, l'aggiornamento di cui lei sta parlando, sì, aggiunge particolari, modifica particolari rispetto a quello che lei ci ha raccontato finora? No, qualcosa che mi sono ricordato e quindi è aggiornato su tutto. Sì, a me interessa capire se aggiunge o modifica particolari sui racconti che le hanno fatto Villani, no, Giuseppe no. Villani Consolato. No, l'unico particolare l'ho detto poco fa, quindi io non mi ricordo se ci siano altri particolari. Ma riguardo questo processo, non credo. Senta lo giudice, nella sua lunga carriera criminale, lei ha conosciuto Gaetano Albanese? Gaetano Albanese? Non lo so se è la stessa persona che io ho conosciuto. Cioè? Questo albanese che dico io era di Pellaro e faceva parte prima della cosca di Francesco Fanale, poi è passato nella cosca Barrega. Questo era un massone, era nei servizi segreti, era nella loggia di Lucio Gelli con Franco Freda, con Stefano Delle Gae e altri. Sei la stessa persona, È l'unico albanese che ha conosciuto? Francesco Albanese. Francesco, sì, lei ha detto. Francesco Albanese, lei ha detto. Io ho detto Mi sembra che si chiama Francesco. Io ho detto Gaetano Albanese. O Gaetano, io non mi ricordo, dottor Lombardo, perché è passato molto tempo. No, quello che dico io è un soggetto che proviene dalla piana di Gioia Tauro. Francesco Albanese. Gaetano Albanese, lasci perdere Francesco Albanese che non so chi sia. Gaetano Albanese. In questo momento non mi ricordo niente. Non si ricorda. No. Sempre nel corso della sua carriera, lei ha partecipato mai a riunioni di 'Ndrangheta nella piana di Gioia Tauro? No. No, mai. No. Né lei né appartenenti alla sua famiglia? No, che io ricordo no. No. Nel Vibonese? Neanche. No. Le sono state mai riferite, voglio dire, decisioni prese in riunioni in quei territori? Non mi ricordo. Può essere. Quindi l'unico episodio che lei ricollega a riunioni in quei territori è quello che ci ha raccontato nel corso di questo suo esame. Quelle riunioni di cui le parlano Villani, i due Villani, quindi Giuseppe e Consolato. Sì. Quindi nessun'altra riunione le ricolloca? Io, se io non mi ricordo male, Giuseppe Villani mi parlava di un'altra riunione avvenuta, io l'ho detto la volta scorsa, a Vibo Marina, in un residence, ancora prima della riunione di cui stiamo parlando oggi. Perché la riunione di cui stiamo parlando è quella del 91, come abbiamo ricordato, quindi nel suo ricordo ci sarebbe una riunione precedente a quella del 91 a Vibo Marina. Sì. E che particolari le diede su questa riunione precedente a Vibo Marina? Non mi ricordo io, dottor Lombardo, non mi ricordo. Quindi un residence, che cosa intende per residence? È un grande ristorante, un residence, vicino al mare. Vicino al mare, questo intendo. Ho capito, sì. Quindi nella zona di Vibo Marina. Sì.
E le disse chi avrebbe preso parte a questa riunione nella zona di Vibo Marina? Non mi ricordo, dottor Lombardi, io non mi ricordo. Ricorda solo che fosse precedente a questa del 91? Sì, sì. Senza ulteriori particolari? Non mi ricordo, non mi ricordo. Non se li ricorda. Sentalo giudice per concludere sui suoi memoriali. Lei ci ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto di scriverli, no? E la paura, sì. E la paura, diciamo, che lei ha provato dopo gli episodi che ci ha raccontato. Sì. Perché in quei memoriali lei inserisce, voglio dire, tutta una serie di vicende, diciamo, anche ulteriori rispetto agli episodi specifici che l'avevano spaventata? E cioè, quali? Lei parla, ad esempio, di rapporti con la massoneria. Sì, 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 sì. Lei parla di vicende, voglio dire, delittuose che, diciamo, non avevano a che fare soltanto col discorso di Aiello o dei carabinieri. Non ho capito, parlo dei... di vicende anche ulteriori rispetto al discorso di Aiello, dei carabinieri, e quindi le vicende che l'avevano spaventata. Ma io ho scritto, cioè nell'ultimo memoriale, dal primo all'ultimo, io ho scritto tutta la mia vita, ma qualsiasi cosa io mi sono ricordato, io l'ho scritto, ma l'ho scritto perché non vada verso niente. Sì, però aspetti, lo giudice, lei non deve confondere, diciamo, i tre memoriali. Ah. Io sto parlando dei due memoriali del 2013, quelli che sono originati dalla sua paura rispetto a quello che lei vive a Roma, a Macerata e dintorni. Sì. Sì. In quei due memoriali, lasci perdere il terzo. Sì, ho capito. Perché lei inserisce argomenti anche ulteriori rispetto a quelli che l'avevano spaventata? Io li inserisco, prima cosa, perché la procura sappia quello che è successo, quello che c'era dietro e quello che poteva succedere, dottor Lombardo. Perché lei che cosa temeva che potesse succedere? Dottor Lombardo, io c'è stato un momento che io non sapevo da chi guardarmi. Se lei analizza quello che ho scritto io, sia nei tuoi memoriali che negli ultimi, lei capisce bene che in una situazione che non lo so, se era un'altra persona cosa avrebbe fatto. Quindi è necessario, per forza di cose, diciamo, fare quello che lei ha fatto. Certo. Non ha intravisto nessun'altra possibilità in quel momento? No, per me non c'era altra via d'uscita. Si è consultato con qualcuno prima di prendere quella decisione, cioè di scrivere quei memoriali? No, con nessuno. È stata una sua decisione esclusiva? Una mia decisione, certo. Perché lei indirizza il primo memoriale ai magistrati che si occupavano del processo Meta? Ma io l'indirizzo
così allora, in un primo momento ho puntato sul processo Meta per fare sapere all'Andrangheta che io stavo tornando indietro. Poi negli altri, perché lì c'erano i grandi capi mafia imputati. Certo, io volevo frenare altre ritorsioni nei confronti della mia famiglia, dottor Lombardo, e nei miei confronti, perché come lei sa bene, la mia famiglia ha subito tantissimi attentati. Quindi l'esigenza era questa? Sì, era questa l'esigenza. Ma era un'esigenza, diciamo, perché nel processo Meta, come lei sa, erano imputati Giuseppe De Stefano, Pasquale Condello, Libri e Giovanni Tegano. Era un'esigenza la sua, voglio dire, di comunicare a quegli imputati il fatto che lei stesse tornando indietro, anche in relazione alle vicende che la spaventavano legate agli attentati ai carabinieri? Dottor Lombardo, era mirata a tantissime direzioni, sia ai servizi, sia all'Andrangheta, sia ad altre persone che per me credevo che avessero tentato di uccidermi. Questo era lo scopo. Quando io dico non mi cercate, che io non venga a trovarvi, il discorso era ai servizi, all'Andrangheta, a tutte quelle persone che io potevo immaginare in quel momento. Ma perché lei continuava a mantenere la convinzione, diciamo, che ci fosse un'opera di copertura che passava anche da questi ambienti? Sì, certo. Cioè, in linea con quello che lei ci diceva prima, che a Giorgio De Stefano poteva stare bene la condanna a Consolato Villani, così c'era stata? Sì, proprio questo, sì. Ma questa convinzione sua era rafforzata, voglio dire, da situazioni qui locali che lei aveva già vissuto? O si era formata solo, diciamo, dopo la sua collaborazione? No, dopo la mia collaborazione, dottor Lombardo. Analizzando tutto quello che era successo, io ho mirato a mandare messaggi a destra e a sinistra. Per preservare se stesso e la sua famiglia? Sì. Ho capito, lo giudice. Un ulteriore particolare su Rocco Filippone. Lei lo ha indicato più volte come un soggetto di grande spessore criminale, con quelle relazioni di cui ci ha parlato prima. Sì. Vorrei però comprendere ancora una cosa. Diciamo, questa posizione di Filippone le è risultata chiara o le è stata in qualche modo riferita solo quando lei ha parlato con i due Villani, o questo dato a lei risultava già, vista la sua carriera criminale lunga? No, io l'ho appreso dai Villani, dottor Lombardo. Dai Villani? Sì. Perché le chiedo questo? Perché c'è un passaggio in un suo verbale, che è quello del 29 settembre 2014, in cui lei a una domanda specifica risponde in questi termini. Aspetti che l'ho. Sì, è verso la fine. Dopo il terzo memoriale, sì. No, è pagina 9, avvocato, all'inizio. Lei dice, dopo aver descritto, diciamo, quello che voleva fare nel terzo memoriale, che ci ha riferito anche oggi, poi con le precisazioni che lei ha aggiunto, a una domanda secca
E quindi lei sostanzialmente che cosa dice? Nel terzo memoriale vi volevo raccontare nel dettaglio chi era Rocco Filippone, quello che mi avevano detto i villani, su di lui, le riunioni della riunione del 91, eccetera, eccetera. Poi una domanda secca successiva che noi le facciamo, lei dice, sapevo che Filippone, di Melicucco, era uno dei capi della Tirrenica, quindi diciamo nella mia interpretazione dell'interrogatorio è come se lei già conoscesse o comunque qualcuno le avesse parlato prima dei villani di Rocco Filippone del suo ruolo di capo. Ma sì, ma io mi riferivo quando Filippone, Rocco, sì, veniva da mio padre, quindi mio padre diceva che questa persona era una persona di rispetto, una persona... Ecco. Cioè, quindi, lo elogiava, ecco. Quindi diciamo è quella parte del racconto che lei ci ha fatto che risale addirittura ai contatti con suo padre. Sì, sì, sì. Quindi il sapevo già è riferibile a quello. Certo, certo. Ho capito. Va bene. Io ho concluso per ora, Presidente. Vabbè, parte civile. Chi vuole cominciare? Certo. E posso restare seduto, per sì, favore? Certo. Grazie. Buongiorno, signor Lo Giudice. Buongiorno. Devo chiederle, settembre... È l'avvocato contestabile. Contestabile in difesa di Filippone, sì, ha ragione, Presidente, scusi. Settembre 2013, lei era libero o detenuto? Settembre, ero libero, cioè, settembre, ero latitante, diciamo latitante. Sì, questo. Lei ha riferito che si trovava a Reggio Calabria, era a Reggio Calabria in quel periodo, nel settembre del 2013? Sì, sì, era a Reggio Calabria. Si teneva informato, voglio dire, leggeva i giornali, andava su internet dove si trovava, sì, a fare la residenza. Sì, sì, sì. Devo chiederle, lei la prima volta che parla di Rocco Filippone è il 29 settembre del 2014? Può essere. Voglio dire, ne parla per la prima volta dopo l'arresto a seguito della sua latitanza per la rottura dei domiciliari, corretto? Ne parla per la prima volta in quel momento? Sì, con i magistrati. Prima non ne sì. ha parlato, sì. Ecco, sì, no, certo, sì. Era specifico con i magistrati, sì, ha fatto bene a correggere. Sì. Andiamo a noi. Alla scorsa udienza, pagina 18 del verbale per il pubblico ministero, lei dice che suo fratello Luciano aveva contatti alla DNA ai rossi di Reggio Calabria usando i magistrati, usando i rossi, dice testualmente. Devo chiederle, sì, quando cominciano questi contatti di suo fratello Luciano con le forze dell'ordine? Ma iniziano con le forze dell'ordine, cioè con tutti, le forze dell'ordine, con i magistrati, con tutto. Sì. Ma circa 2000, sì, 2000. E lei era libero o detenuto? Libero. Lei lo viene a sapere subito da suo fratello Luciano che si relazionava da confidente, chiamiamolo così, con le forze dell'ordine? Sì. Fu lei che lo incentivò? Ecco, vorrei sapere cosa è successo con suo fratello Luciano quando suo fratello Luciano le chiese l'autorizzazione, ecco. No, quale autorizzazione? Luciano aveva la sua vita, aveva il suo mondo, aveva contatti con persone che io non potevo avere, perché ero un criminale. Ma Luciano faceva parte della sua famiglia mafiosa, sì o no? No, mafiosa no, Luciano non è. Luciano aveva la sua vita, aveva contatti con i magistrati, aveva contatti anche con mafiosi, però non era mafioso. Non era mafioso. Devo chiederle, no. Lei che reazione ebbe quando scoprì che suo fratello, insomma lei voglio dire aveva un ruolo di 'ndrangheta abbastanza importante a quanto lei dice, quando scoprì che suo fratello era confidente delle forze dell'ordine, ebbe una reazione? No, nessuna reazione perché Luciana aveva la sua vita e quindi in un certo senso a me mi stava pure bene. Ho capito. Sempre nello stesso verbale della scorsa udienza lei dice di aver saputo da Aiello che, pagina 26 del verbale, che c'entrava lui nella strage di Borsellino. Leggo testualmente, mi dia un attimo.
dice che lui raccontava che l'esplosivo era sempre quello di Reggio Calabria, che a far esplodere l'autobomba a Borsellino era stato sempre lui. Me lo vuole spiegare meglio questo passaggio? Sì, lui secondo quello che le disse Aiello, è ovvio. Ma no, che cosa vuole sapere, avvocato? Quale particolare? Il significato dell'espressione a far esplodere l'autobomba a Borsellino era stato sempre lui. Sì. Lui mi raccontò che a far esplodere la bomba contro Borsellino era stato lui e che si era posizionato in altura dove c'era un albergo, un ufficio, non lo so che cosa c'era, e che quindi da lì con un cannocchiale ha visto quando arrivava il dottore Borsellino e quindi ha azionato il telecomando. Benissimo. Questo diciamo. Grazie. Devo chiederle ancora, lei dice che alla Sinara, se non ricordo male, ascoltò, ebbe modo di ascoltare, mi è sembrato di capire in maniera causale, quelle che erano le lamentele di Pietro Scotto, circa il fatto che era stato coinvolto innocentemente in quell'episodio. Lei disse che al momento lei si trovava unitamente a delle persone che erano, leggo testualmente, Domenico Strangio, Marcello Viola, Scopelliti Giuseppe, oggi collaboratore. Ora, Scopelliti Giuseppe collaboratore ci siamo. Marcello Viola e quel Marcello Viola di Taurianova, processo Taurus, omicidio del venerdì nero. Sì. Domenico Strangio invece me lo identifica più o meno, come posso fare per sapere Domenico chi è. Domenico Strangio era un criminale che faceva parte della famiglia Strangio, dei vecchi capi mafia di San Luca. Perfetto, quindi età approssimativa? Suo fratello era coinvolto, io così, per indicare chi è, in un sequestro di persona avvenuto negli anni Ottanta. Perfetto. Dove è stato ferito. Allora, voi siete all'aria, siete Domenico Strangio, Marcello Viola e Giuseppe Scopelliti. E sentite sto Scotto che svirgola sostanzialmente. Fra di voi commentate questo episodio, ne parlate fra di voi? No, non ne parliamo anche perché non c'era niente da parlare. Perché lui parlava con un certo Lopresti e noi sentivamo che questo gridava e parlava di quest'Aiello, parlava di tantissime cose. E quindi ne siamo rimasti pure. Ecco, tant'è quindi, che, voglio dire, se siete rimasti vuol dire che un minimo commento l'avete fatto. Siete rimasti, che vuol dire? Ma no, almeno io non è che conosceva queste persone di cui parlava io, di cui parlava questo Pietro Scotto. Cioè, tanto per dire, ma è uscito pazzo, ecco, ma che sta dicendo? Io. Di questo. Ah, lui. Certo. No, pensavo a me che sta dicendo si fosse rivolto a me. No, lui, certo. Senta, poi lei inizia a parlare con Scotto in maniera più dettagliata di questa, Aiello l'ha riferito al pubblico ministero. E di queste vicende della Sinara e delle conoscenze che lei ebbe alla Sinara, ne parlò con Consolato Villani? Sì, ne parlai, certo. E gli disse tutto quello che era successo? Sì, con lui? Ne parlai con Pasquale Condello, ne parlai con Giuseppe Villani, certo, ne ho parlato, sì. Beh. Poi lei riferisce degli incontri che lei aveva avuto a Reggio Calabria con Aiello riferisce, a domanda del pubblico ministero, che a questi incontri, a qualcuno di questi incontri era presente anche Consolato Villani. Sì, Consolato, suo padre e un'altra persona. E allora, chi è l'altra persona e a quanti incontri era presente Consolato Villani? Consolato Villani è stato presente, a parte quella avvenuta su Viale Zerbi, altri due o tre volte. Due o tre volte. Sì, io non mi ricordo male. Se non mi ricordo male, sì. E lei parlava liberamente, visto che Villani, lei l'ha definito il suo braccio destro, lei parlava liberamente con Aiello alla presenza di Villani? No. No, allora lo spieghi meglio. C'è stata una volta, una prima volta, che lui si è presentato insieme al capitano Severo Straguzzi sul Viale Zerbi. Sì. E quindi
Quindi quando quest'aiello se ne andò, io ne parlavo con il consolato, gli ho detto io, senti, ma ti ricordi che ti parlavo di questa persona così così, che ne parlavano alla Sinara? Sì, vedi che questo qua che è venuto adesso. Ho capito. Una seconda volta. Quindi sostanzialmente... scusi, non l'ho interrotto, prego, prego. La seconda volta ci siamo incontrati, sempre che mi ha accompagnato consolato Villani, nella profumeria di Cortese Antonio, e quindi là gliel'ho presentato un'altra volta, e poi è capitato una volta o due volte ancora. Perfetto. Che ci siamo rivisti, ma consolato non ha preso mai parte a queste cose. Ciò non di meno, però, ecco, la domanda successiva è, oltre alla circostanza, sai, quando ti parlavo di quello che mi diceva Scott alla Sinara, ecco, Aiello, oltre a questo, lei partecipava, consolato Villani, del contenuto? Villani, abbiamo stabilito che non era presente quando lei si appartava con Aiello, però lei gli diceva a consolato Villani, qual era l'oggetto della discussione? No, consolato non chiedeva, anche perché tante volte gli ho detto io, lascia stare, non facciamo questo discorso, perché al momento non ti posso dire niente, poi ne parliamo, cioè lo trascinavo così io, per sviarlo a sapere. E suo fratello Luciano ha partecipato a questi incontri? Luciano, una sola volta ci siamo incontrati nella profumeria di Cortese Antonio, mentre eravamo là, lui è entrato, gliel'ho presentato, ma poi il discorso è finito là. Ora, cioè, Luciano ha domandato, ma chi è questo qua? Dal verbale del 29 settembre del 2014 le rilevo una contraddizione, sì. Pagina 7 per il sì. Pubblico Ministero, così magari me la chiarisce meglio. Sì. Si parla della profumeria. E il dato corrisponde. Sì. Preciso che la profumeria ha due ingressi. Io entravo da dietro. Mio fratello Luciano non partecipava a questi incontri. Non sa nulla di tutto ciò, ma non escludo che Tracuzzi abbia potuto presentare Aiello a mio fratello Luciano. Ma questo lo confermo io. Però lei ha detto che gliel'ha presentato che lei. C'è? Aiello. A chi? Aiello a Luciano. Mo l'ha detto. Certo, gliel'ho presentato. Gliel'ho presentato. E io rilevo certo. Un contrasto, nel senso che. E qual è questo contrasto, avvocato? Le rileggo l'espressione, non è decisiva ai fini del processo, però giusto per rilevare un dato. Mio fratello Luciano non partecipava a questi incontri, non sa nulla di tutto ciò, ma non escludo che Tracuzzi abbia potuto presentare Aiello a mio fratello Luciano. E questo lo confermo. Beh, ho capito. Basta così, è inutile andare avanti. Non è una cosa decisiva. Pagina 48 del verbale. Luciano era una fonte del SISDE e fece arrestare dei latitanti, dice, a domanda del pubblico ministero alla scorsa udienza. Me lo conferma questo dato? Sì, lo confermo. E quali latitanti ha fatto arrestare Luciano? Antonio Rosmini e Pasquale Condello. Pasquale Condello, sempre per il discorso che era d'accordo con lei a farla arrestare. Sì, ecco. Fu lei che chiese a Luciano, che indirizzò Luciano verso la delazione del tale Barillà per arrivare alla cattura di Condello. Sì. Lei dice, dopo che ebbi l'interrogatorio con Don Addio, iniziai a preoccuparmi. E registrai tutto. Mi spiega il concetto di registrare tutto, cosa registrava? Tutte le conversazioni che io potevo avere con tutti. E queste conversazioni che fine hanno fatto? Io gliel'ho consegnata alla procura. Tutte? L'ho mandata ai giornali, l'ho mandata alle procure, sì. L'ho mandata agli avvocati. Quindi tutte le conversazioni registrate sono state inviate nei vari memoriali a... Sì. Sì. E le inviate pure a Calabriora per caso? Non lo escludo, ma mi sembra di sì. Era un giornale che leggeva lei Calabriora? L'ora della Calabria. Ma guardi,
Ma guardi, io andavo su internet, quindi lo leggevo pure, sì. Grazie. E lei afferma che Consolato Villani sia l'autore dell'omicidio di Francesco Calabrò. Sì. Lei quando ne parla per la prima volta di questo fatto? 14? No, nel 2014 ne parlo. Anzi, no, si fermi. Io ne parlo nel memoriale che ho mandato ai magistrati. E poi ne parlo quando ricollaboro con le procure. Senta, ma era una notizia quella che le diede Consolato Villani da restare riservata fra voi due, quella dell'omicidio di Francesco Calabrò? Ma tutto quello che parlavamo io e Consolato era riservato. Quindi una volta che io collaboro, in un primo momento non ritengo opportuno per la mia incolumità e per la incolumità della mia famiglia a non rivelare niente. Vabbè, ma questo l'omicidio di Francesco Calabrò era, non è che stavamo parlando di omicidi dei carabinieri, l'omicidio di Francesco Calabrò era. Vabbè, ma era tutto un discorso collegato anche agli omicidi dei carabinieri. Ho capito. Senta, lei ha parlato anche dell'attentato che subirono i Calabrò. Sì. Nello scorso verbale, pagina 65. Di preciso cosa sa di questo attentato? E lei da chi l'ha saputo? Solo da Giuseppe Villani? Io l'ho saputo da Giuseppe... Scusi, da Consolato Villani. Le chiedo scusa. L'ho saputo da Consolato e suo padre, Giuseppe Villani. E cosa le hanno detto di preciso? Quando ha iniziato a collaborare Giuseppe Calabrò, loro si sono attivati ad avere incontri con il padre, con i fratelli, affinché Calabrò Giuseppe risultasse. Ma visto che erano, diciamo, impotenti a fare quello che loro volevano, hanno tentato a fargli un attentato. Questo mi hanno detto. Ma sa come avvenne, se fu una semplice minaccia? Se io non mi ricordo male, gli hanno messo una bomba nel portone di casa. Gli hanno messo una bomba nel portone di casa. Se non mi ricordo male. Senta, Calabrò Santo, Giacomo Santo e Rocco Filippone sono parenti, sono affini? A meno i Villani mi hanno detto che sono parenti. Come sono parenti io non lo so. Non lo sa. No. Lei poi ha parlato della riunione a Oppido Mamertina. Sì. E ha riferito della presenza di Pesce Marcello, Pesce Giuseppe, sì, Peppe De Stefano e Pino Piromalli. No, andiamo piano. Sì. Marcello, Giuseppe, Pesce. Ah, Marcello, Giuseppe. Pino Piromalli. Ah, scusi, no, avevo Marcello, capito male. Marcello, Giuseppe, Pesce. Sì. No. No, in realtà lei aveva detto così, però io avevo equivocato, avevo pensato che si trattasse di due persone. No, Marcello Giuseppe Pesce. Perfetto. E la sua fonte è Villani, Villani Consolato, Villani Giuseppe. Sì. Riunione a Villa San Giovanni, quella alla quale partecipa Totò Riina. Sì. Collocazione temporale, più o meno. Tra la fine degli anni 90 e inizi 91. Presenza di Nino Mammoliti e Cosimo Alvaro, corretto? Cosimo Alvaro, ecco. Nino Mammoliti, l'avvocato di Stefano, Antonio Nirta, alias Tunasi, I Piromalli, se mi dice chi? Non lo so. In questo momento io non mi ricordo. Sì. E Nino Mammoliti di Castellaccia? Sì, il fratello di Sano. Sì. Cosimo Alvaro? Chi è? Cosimo Alvaro è Ugliamano Pelliccio. Pelliccio, perfetto. È il figlio di Domenico Alvaro, Uvecchio. Sì. No, ma è chiarissimo quello che ha detto. Oggi, a domanda del pubblico ministero, lei dice...
portai Consolato Villani dall'avvocato Gatto per farlo difendere, per vedere se si poteva riparare a quel danno del processo per l'omicidio dei carabinieri. Sì. Quando lo porta? Sì, io non mi ricordo male, dopo l'appello. Sì, l'anno, cioè, più o meno. No, prima dell'appello. E non mi ricordo io, avvocato. Ma lei, mi dispiace, ecco, cerchi di orizzontarsi con le sue carcerazioni. Ma così, ma non sono sicuro, avvocato. Vabbè, guardi, mi sembra lei dopo... quando esce dal carcere? Lei esce dal carcere nel 2001, mi pare, se non ricordo male. No, no, aspetta un attimo, avvocato. Se io non mi ricordo male, è dopo il 2007. Se non mi ricordo male, Dopo il 2007. Se non mi ricordo male. Rocco Filippone e Giovanni Tegano hanno il San Giovanni e Rocco Filippone sarebbe compare di Nino Latella. Fonte, Consolato Villani. E compare di Giovanni Tegano e sì, intimo amico di Nino Latella. Fonte, questo è detto la io, fonte avvocato. È Consolato Tegano. E Consolato Consolato, Consolato, Consolato e Giuseppe Villani. Consolato e Giuseppe Villani. Lei ha parlato delle sue cariche di 'ndrangheta e ha detto di aver avuto la dote del padrino. Sì. Chi portava lei in copiata? Giovanni Tegano. Giovanni Tegano, Domenico Petisano. La terza persona non me la ricordo in questo momento. Ah, Giovanni Tegano, Domenico Petisano e un certo italiano di Taurianova. Un certo italiano di Taurianova. E per la Ionica sì, chi c'era? Perché Giovanni Tegano è il Reggio Centro, Domenico Petisano è la Tirrenica e questo italiano di Taurianova è della Tirrenica. Non lo so io, avvocato. Non lo so, avvocato. Non lo so. Non se lo ricorda chi c'era della Ionica? No, tre. Erano tre, okay, avvocati, sì. Erano presenti al conferimento della dote? No. Era presente Giovanni Ghelà, Carmelo Murina e Paolo Medure. Perfetto. Quando si conferiscono le doti per la società maggiore, perché il padrino è della società maggiore, è prevista una partecipazione di un numero notevole di persone oppure è una cosa molto ristretta? Guardate, per le altre dote, che io sappia, basta pure una persona sola. Basta pure una persona sola. Sì, basta una persona. E le domando, lei ottiene subito il padrino oppure fa una scalata, nel senso che riceve doti a scalare? Vangelo, quartino, trequartino? Oppure... Allora, io ho ricevuto la dote di camorrista negli anni 80. Sì. Nell'86 sì, ho ricevuto il Vangelo, la Santa e il Vangelo. Quando sono uscito, stiamo parlando dal 98 in poi, stiamo parlando da 2001-2006. Ho ricevuto il quintino e il padrino. Senta, quando ha ricevuto il Vangelo? Sì. Quanti eravate? Tre. Tre persone. Sì. Senta, Consolato Villani, lei sa che cariche ha avuto e come le ha avute nel corso del tempo? Allora, che io sappia, che me l'ha raccontato lui, Certo. Ha avuto la carica di santa da Rocco Filippone. Poi, prima dell'86, ha avuto il Vangelo. Dell'86 mi pare difficile. Scusi, nel 2006, prima del 2006. Prima del 2006 ha avuto il Vangelo a Reggio Calabria. E a Reggio Calabria da chi l'avrebbe avuto il Vangelo? Da Giovanni Ghelà. Da
adesso. Comunque l'ho dichiarato io. Vabbè. Allora, Ciccillo Gattuso, Giovanni Chilà e altri anziani. Questo è avvenuto a Paterrite, vedete, avvocato. Perfetto. A Paterrite di Reggio Calabria. Perfetto. E le disse come avvenne questo conferimento di dote? No. No. Ma quale dote? Quale dote? Questa, l'ultima, questa di Paterrite. Ma io lo sapevo, avvocato. E me lo dice. Cioè, vuole sapere come si svolge, come si fa? Questo no, come vuole è avvenuto sapere. Quel conferimento di dote. Ah, si sono riuniti, hanno stabilito la giornata. Si sono riuniti, hanno però formato. Mi deve dire chi, signor lo giudice. Ve l'ho detto, Ciccio. Ah, quelle persone, ok. Sì. Senta, quando Villani commette l'omicidio dei carabinieri, era affiliato? Mi sembra di no. Mi sembra che l'hanno affiliato dopo. Mi sembra che Rocco Filippone l'ha affiliato dopo. Perfetto. Mi sembra? Lei era parente di Giuseppe Villani e di Consolato Villani, corretto? Sì. Perché era nipote sostanzialmente di Giuseppe Villani. Allora, la moglie di Giuseppe Villani è la figlia del fratello di mio padre. Ho capito, quindi questa parentela. Sì. Lei che rapporti aveva con la signora Caterina Lo Giudice, che è la moglie di Giuseppe Villani? Eravamo cugine, ci frequentavamo... Era con noi, era nella parentela. La signora Caterina Lo Giudice lo sapeva che il marito era andranghetista? Sì, ma lei partecipava pure a riunioni a Reggio Calabria insieme al marito. Lei ha a corrente di molte cose, la mamma di Consolato, avvocato. Questo fatto che la mamma partecipasse alle riunioni di 'Ndrangheta lo sapeva pure Consolato Villani? No, andiamo piano, non di 'Ndrangheta, ma familiari che parlavano da criminali. Ho capito. Sì. Quindi parlavano da criminali anche alla presenza di Consolato Villani. Ma all'epoca, di quando parlo io, ancora Consolato era piccolo, avvocato. Stiamo parlando degli anni, prima degli anni 90. Senta, Consolato Villani era affiliato alla famiglia Lo Giudice? No, Consolato Villani, ma quando però, avvocato? Allora, vediamo le varie affiliazioni di Consolato Villani, dalla prima all'ultima. Allora, l'affiliazione di Consolato Villani l'ha avuta da Rocco Filippone. Poi nel 2007 in poi la famiglia Lo Giudice si stava ricomponendo, sarebbe a dire, ricomponendo, e quindi abbiamo fatto delle affiliazioni. Quindi faceva parte della famiglia Lo Giudice, era affiliato al clan Lo Giudice. Quindi Consolato Villani passa dall'affiliazione alla famiglia Filippone all'affiliazione alla famiglia Lo Giudice, per quello che lei ne sa. Sì. Senta, Giuseppe Villani aveva una figlia che per caso era fidanzata con qualcuno dei Calabrò, che lei sappia? Io sappia, no. No. Ma lei, Consolato Villani, l'ha incontrata a Roma Rebibbia qualche volta dopo l'inizio della collaborazione sua e di Consolato Villani? Ma ci siamo incontrati di sfuggita, che poi... Ma così, è stata una svista, ci siamo visti e poi l'hanno presa e l'hanno spostato. E Cosimo Virgilio, altro collaboratore di giustizia, lei l'ha incontrato a Roma Rebibbia? Sì, con lui abbiamo condiviso la stessa detenzione. Vi siete scambiati delle informazioni? Sì, non scambiati, ci siamo... Scambiati delle informazioni, io so questo.
Sì, non scambiati. Ecco, ci siamo rapportati. Mi suggerisce rapportati. L'avvocato Aloisio. Ecco. Vi siete confrontati. Confrontare, sì. E cosa le confrontò Cosimo Virgilio che lei non sapeva? Che lui era un maestro massonico. Mi fece nomi di tante persone, massoni. Che aveva rapporti con Rocco Molè. Ma faceva tanti discorsi, avvocato. Mi faccia una domanda specifica. Ha ragione. Io le rispondo. Ha ragione. Ha mai sentito parlare di Gladio da Cosimo Virgilio? Gladio. Che cos'è? Gladio. No. Ha mai sentito parlare di Falange Armata da Cosimo Virgilio, le sto chiedendo. Falange Armata? No, mi sembra di no. No. Ha mai sentito parlare da Cosimo Virgilio di un consorzio che raggruppava delle famiglie eccellenti di 'Ndrangheta legate alla massoneria? Non lo escludo. Si ricorda qualche particolare in più su questa cosa? No, al momento non mi ricordo, avvocato. Non mi ricordo. Senta, Giovanni Chilà era un killer dello giudice. Sì, era un killer dello giudice. Lei ha parlato di Pasquale Condello come del supremo, il capo dei, anzi in realtà ha adoperato l'espressione il capo dei capi, il supremo glielo sto dicendo io, per il notore giudiziario. A Reggio Calabria si potevano, dopo la pace, commettere degli omicidi senza l'autorizzazione di Pasquale Condello? No. Quando lei decise di far arrestare Pasquale Condello per il tramite di suo fratello Luciano, sì, informò Consolato Villani di questa sua decisione? Sì, ne abbiamo parlato. Era d'accordo Consolato Villani? No, Consolato Villani era più propenso a ucciderlo, come lo ero io in un primo momento. Giuseppe Villani venne informato di questa volontà? Giuseppe Villani fu informato prima e dopo, dell'arresto e dopo dell'arresto. Era d'accordo? Sì. Giovanni Chilà venne informato di questa decisione? Giovanni Chilà era morto, avvocato. Le chiedo scusa, qualche cosa mi sfugge perché conosco poco e male la Reggio Gente. Non si preoccupi. Non si preoccupi, pensi che siano domande nocive, ecco. No, non penso niente. Ascolti lo giudice, lei sa se i figli di Calabro Giacomo Santo erano affiliati? E mi riferisco a Giuseppe e Francesco Calabro. Non mi ricordo, avvocato, non mi ricordo io se Consolato Villani mi abbia parlato se i figli di Calabro erano affiliati, io non mi ricordo. Lei li ha conosciuti, Giuseppe e Francesco Calabro? Io non ho conosciuto nessuno. Lei sa se, per caso gliel'ha detto Consolato Villani, se la famiglia Villani teneva sotto usura la famiglia Calabro? Ma io lo sapevo non solo i Villani, ma anche i miei cugini che si chiamano Lo Giudice, portano il stesso cognome mio, Lo Giudice Antonino, dava sordi a usura a Santo Calabro, questo lo sapevo io l'ho scritto anche nei memoriali che ho mandato ai magistrati e quando mi sono allontanato da Macerata io gli ho detto di andare a scavare nei conti correnti di Santo Calabro. Vabbè, ma se era vittima d'usura che avrebbero trovato? Cioè, qual è il senso di questo indizio investigativo? Potevano trovare assegni o delle anomalie
nei conti correnti, questo era il discorso. Calabrò era puntuale nei pagamenti, per quello che lei ha saputo, visto che era tenuto sotto usura da Villani, dai Loggiudici, oppure ha avuto problemi? Non lo so, non lo, avvocato, non lo so io. Va bene, no. Andiamo avanti. Cortese quando conosce Aiello? Cortese lo conosce nel 2007. E glielo presenta lei, lo conosce diversamente? No, no, io dopo aver conosciuto Giovanni Aiello, le indico a Antonio Cortese la persona, e quindi Antonio Cortese lo insegue fino a Montauro, a Catanzaro, gli fa le foto e se ne torna. Dopo lo conosce, quando io glielo presento, sarebbe a dire, quando Aiello conosce Antonio Cortese. Ha capito? Sì, sì, no, è stato chiarissimo. E più o meno quando risale questo pedinamento di Aiello da parte di Cortese? Circa la fine, non so se era settembre, ottobre 2007. Senta però, lo giudice, mi spieghi una cosa. Lei dice, sì. Io sento parlare Pietro Scotto di questa Aiello, faccia bruciata, del fatto che insomma, è una persona pericolosa. Io stesso conosco Aiello e questo qua mi dice che aveva premuto il bottone dell'omicidio Borsellino. Dopo scopriamo che lei capisce che Aiello è una persona estremamente pericolosa. Perché fa seguire Aiello? Cioè in quel momento non si intimorisce rispetto a quello che stava facendo? No, no, aspettate avvocato, io lo faccio seguire subito dopo che io lo conosco personalmente. Ancora lui non è che si sbottona con me e mi dice degli attentati, di omicidi e di tante altre cose. Ma gliel'aveva detto Scotto in carcere, gliel'aveva detto. Che cosa aveva detto? A me non mi aveva detto niente. Io ho sentito parlato, che cosa parlava. Di Giovanni Aiello le aveva parlato Scotto in carcere. Sì, ma non è che ha parlato con me. Io ascoltavo che cosa diceva lui. Parlava di questo Aiello, ma io profondamente, io non è che non lo conoscevo e non sapevo se era vero quello che lui diceva. Ma quindi con Scotto non ha mai parlato di Aiello? No, io sentivo là nel passeggio che cosa sbraitava di questa Aiello. Dopodiché lei dice, ste foto le avevo messe in un hard disk, poi quell'hard disk è andato smarrito, ma le aveva mai stampate queste foto? No. No. Non l'ho mai stampata, no. Però le ha viste? Se ce l'avevo io, certo che le ho viste. E che cosa ritraevano? Ritraevano a Giovanni Aiello quando scende dalla macchina e si rega una specie di baracca. Questo ritraevano. E queste sono le foto che abbiamo visto pure su internet. C'era qualcuna di particolare? Quale internet? Scusate, avvocato. Vabbè, la domanda è, c'era qualche foto particolare presso l'abitazione di Aiello? No, scusate un attimo, avvocato. Su quale internet avete visto queste foto? Le ho viste, sul giornale. Scusi, signor giudice, non è lei però che deve fare le domande all'avvocato. L'avvocato sta... Scusi, presidente. Guardi, lo giudice, non ho visto le foto sue, quelle che avrebbe fatto fare lei su internet. Ho visto, mi scusa, su internet delle foto di Aiello che lo ritraggono vicino a una baracca. Ho visto delle foto su internet di Aiello che scende dalla macchina. Però la domanda è, rispetto a queste foto... che circolano su internet, che non sono le sue foto, ce n'è qualcuna di particolare? L'abitazione di Aiello, in compagnia di alcune persone, quante erano queste foto? Erano due foto, avvocato. Due foto erano. Quindi una sulla baracca e una che scende dalla macchina. No. Ricevono quando lui scende dalla macchina con una donna, questo ricevono. La domanda, che macchina era? Una Range Rover, una vecchia Range Rover colore verde militare. Ok. Antonella la fece seguire, l'amica di Aiello. Ma erano tutti e due insieme, avvocato. Quindi quando scende dalla macchina scende con Antonella, ho capito. Sì.
Senta, e Villani Consolato lo sapeva che lei aveva fatto seguire Aiello da Cortese? Sì, mi sembra che ne abbiamo parlato, sì. E quindi sapeva pure che l'aveva fotografato? Sì, lo sapeva. Se io non ricordo male, mi sembra che ne ho parlato con lui. Senta, suo fratello Luciano faceva parte della massoneria? No, che io sappia no. No. Tessiste sicuramente. E aveva parlato a suo fratello Luciano di questi, del contenuto degli incontri con Aiello e del fatto che l'aveva fatto seguire? No. Però aveva detto a Luciano che Aiello era una persona che poteva influire sulle sue sorti. Che senso, avvocato? Me lo spieghi lei, cioè Luciano cosa sapeva di Aiello? Sapeva qualcosa di Aiello? Sapeva che dei servizi, ma non è che si interessava a lui. Sapeva che era dei servizi, cioè lei dice, guarda che sì. Io mi sto incontrando quel signore Aiello e fa parte dei servizi. No, aspetta avvocato. Me lo spieghi. Quando l'unico incontro che abbiamo avuto, che c'era pure Luciano, così casualmente, dopo mi domandò chi era. Gli ho detto, quello è uno dei servizi. Stop, chiuso. Non abbiamo mai più parlato. Mentre Aiello era interessato alla figura di suo fratello Luciano. In che senso, avvocato? Aiello le avrà detto, chi è questo tizio? No, questo è mio fratello Luciano. E cosa fa nella vita? È successo questo fatto? Mio fratello Luciano. Sì, è amico dei magistrati, Mollaci, Cisterna, questo sì, certo. Ho capito, gliel'ha detto. Aveva interesse Aiello verso fratello Luciano? No, non credo. Senta, lei ha riferito di essere stato minacciato da Aiello? Sì. Quando? Ma qua stiamo parlando prima del mio arresto. Prima del suo arresto mi sembra il minimo sindacale. Quanto tempo prima del suo arresto? Ma 2 o 3 mesi prima. 2 o 3 mesi prima. Cioè, no, sì, e sì. Perché Aiello la minacciò? Perché ha capito che la situazione stava precipitando. Stava precipitando nel senso che sapeva che l'avrebbero arrestato? Sì. Ecco. Cioè Aiello le disse, guarda che ti stanno per arrestare per una... No, avvocato, non studiate sulle mie parole. Mi pagano per studiare sulle sue parole. Io le sto dicendo che lui ha detto, stai attento, vedi che la situazione non mi sta piacendo, quindi stai attento, se ti arresto non fare il mio nome. Cioè, mi ha minacciato, avvocato, come ho dichiarato la volta scorsa. Ma mi ha minacciato, cioè, stai attento, non fare il mio nome. Cioè, io pure posso, se io ho rapporti delinquenziali con lei, io pure le posso dire non fare il mio nome. Insomma, salvaguardami in questo senso. La minaccia è un'altra cosa. Ma ha fatto una minaccia. Stai attento a quello che fai, se ti arresto, stai al tuo posto. Vedi se tu fai il mio nome, se ti pentissi. Guarda che io ti distruggo, io ti raggiungo anche in carcere, stai attento, Quindi, cioè, Aiello preconizzava anche il suo pentimento. Questa era la preoccupazione di Aiello, che lei venisse non solo arrestato, ma che si pentisse. Sì, okay. Sì. Senta, in quel famoso video che circola, quello sì circola su internet, il suo video. E lei afferma che le foto non esistono. Sì, è vero. Faceva parte della sua strategia di depistaggio? Non era una strategia, avvocato. Era che mi stavo salvaguardando la mia persona e i miei familiari. Quello era. E quando accusava i dottori Prestipino, Cortese e Pignatone, stava salvaguardando la sua persona? Allora, avvocato, io l'ho accusato, mi sono preso le responsabilità, sono stato condannato, ho scontato, basta, avvocato, io mi sono preso le mie responsabilità. No, aspetti, lasci stare le sue responsabilità e poi mi dice magari perché cosa è stato condannato. La domanda è,
perché accusa i dottori Pignatone, Prestipino e Cortese? Per depistare tutto quello che c'era. Quindi, allora, in quel memoriale e in quella registrazione ci sono delle parti che servono per depistare e delle parti che sono vere, è questo che mi sta dicendo? Sì, sì. Bene. È vero. E lei mi sta affermando che accusare i dottori Prestipino, Pignatone e Cortese era un tentativo di depistaggio, corretto? Più o meno sì. Più o meno o sì? Sì, diciamo di sì. Diciamo di sì. Le domando, per che cosa è stato condannato per quelle espressioni nei confronti dei dottori Prestipino, Pignatone e Cortese? Sono stato condannato per calunnia. E questo è interessante. È una cosa pubblica. Io non la sapevo. È pubblica, avvocato. In definitiva, l'ho scontato. Senta, Rocco Filippone, scusi, no, se vuole completare, completi, per carità, ma non mi interessava più. No, ho finito. Rocco Filippone viene alla festa della Madonna della... Come si chiama la Madonna di Reggio? Alla festa della Madonna di Reggio e si rivolge al suo padre per non pagare il pizzo sulla sua attività. È corretto come dato? Sì. Che attività faceva Rocco Filippone che non doveva pagare il pizzo? Ma se io non mi ricordo male, avvocato, portava tutto, cesti di vimini, tutta sta roba paesana, va. Ottimo. E Rocco Filippone era massone? Non lo so, io non lo conosco neanche. Che carica aveva? Stando a quello che mi ha detto Giuseppe Villani, avevo una carica superiore alla Santa. Ma non sa quale? No. A quale famiglia apparteneva? Mi sembra ai Piromalli. Ai Piromalli. Prese parte alla guerra di mafia di Reggio Calabria, visto che era compare di Giovanni Tegano, amico intimo di Nino Latella. Non lo conosco, gli avvocato. No, la domanda è, lo so che non lo conosce e questo l'abbiamo stabilito. Ma prese parte alla... Qualcuno le disse se prese parte alla guerra di mafia? No. Sa se aveva una guerra nel suo territorio? Una guerra propria con qualche altra famiglia nel suo territorio? Non lo conosco, non ho mai sentito parlare, okay, avvocato. Bene. Lei sa se Giuseppe Villani autorizzò il figlio a prendere parte agli attentati dei carabinieri? Sì, certo. Gli ha prestato anche la sua macchina. Quindi era consapevole del fatto che il figlio stava andando ad ammazzare i carabinieri? Era consapevole, certo. Era coinvolto. Alla riunione in cui i calabresi decisero di aiutare i siciliani, alla riunione alla quale prendono parte i Graviano per intenderci, erano tutti d'accordo sul fatto che bisognasse prendere parte alla strategia delle stragi? Per sì, come le venne erano riferito? Tutti d'accordo. Sì, tutti quindi d'accordo. I piromalli erano d'accordo, i pesci erano d'accordo. C'erano i Mancuso? Tutti d'accordo. Mancuso erano d'accordo. Peppe De Stefano? A Peppe De Stefano è stato mandato apposta. Perfetto. Pasquale Condella era pure d'accordo? Tutti d'accordo erano. E Pasquale Condello da chi era rappresentato? Da Peppe De Stefano. Giovanni Tegano? Da Peppe De Stefano. Perfetto. Lui rappresentava tutte le famiglie di Reggio.
Senta, lei ebbe rapporti con Pietro Lo Giudice? Quale Pietro Lo Giudice, avvocato? La risposta è non lo so. Ecco, quanti ne conosce? Ecco, un Pietro Lo Giudice, non saprei come indicarglielo, ecco. Interessato alle vicende delle stragi dei carabinieri. Guardate, ah, mio cugino. Suo cugino, sì. Sì, certo. Sì, 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 certo. E ne parlò anche con lui delle stragi dei carabinieri? Sì, ma lui è stato condannato per queste stragi. E... è stato condannato, l'ha scontato, è in libertà. Lei la prima e l'ultima volta che parla con questo Pietro Lo Giudice delle stragi dei carabinieri a quando risale? Ma risale tra i 2008 e 2009. Sì. Senta, ma Consolato Villani, prima di fare l'attentato alla famiglia Calabrò, chiese il permesso a qualcuno che lei sappia? Non lo so, avvocato. Lei non sa mi se ricordo se me... Prego. Non mi ricordo io, avvocato. Lei sa se Giuseppe Lo Giudice e Vincenzo Lo Giudice parteciparono a questo attentato? So, ma stiamo parlando dei zii di Consolato Villani? Sì. Sì, erano a conoscenza, certo. Antonino, Vincenzo e Pietro. Antonino, Pietro, Vincenzo, allora Peppe, Antonino, Vincenzo e Pietro. Senta, Pietro... Sì, prego, scusi, l'ho interrotto. Pietro ha preso parte all'attentato. Senta, invece i fratelli no, ma erano a conoscenza. Ci fu una seconda volta che Consolato Villani voleva mettere mano ai Calabrò? No, che io sappia no. E Rocco Filippone era a conoscenza del fatto che Consolato Villani aveva compiuto questo attentato ai danni dei Calabrò? Le ricordo che Consolato Villani faceva parte della famiglia di Rocco Filippone. Sì, sì, ma non lo so, io non mi ricordo se lui me l'abbia detto o meno, non mi ricordo. Grazie, io non ho altre domande. Presidente, prego. Le devo chiedere autorizzazione ad allontanarmi, devo rientrare sì, a Bari. Avvocato. Conclude. Nessuna domanda da parte mia. Va bene, avvocato Aloisio. Non sarà molto lungo, Presidente. No, già, non mi fido, guardi. Molte ormai domande già conosco. Sono state, già molti argomenti sono affrontati già dal collega. Mi autorizza a... Un attimo solo, avvocato, dobbiamo fare 5 minutini di pausa e poi riprendiamo. Buon pomeriggio, signor Lo Giudice, sono l'avvocato Aloisio, per Graviano Giuseppe. Mi sente? Buongiorno, avvocato. Sì, sì. Buongiorno. Sì. Senta, le volevo chiedere, quando viene sentito per la prima volta dalla DDA, ovviamente rispetto a questa riunione, quindi rispetto a quella che viene considerata questa strategia stragista, lei dichiara immediatamente quali sono le sue fonti? Cioè lei ci ha detto che in sostanza dal 1998, da quando incontra i signori Villani a Vigevano, questi appunto diventano le fonti rispetto a tutto quello che riguarda questa strategia. Questa circostanza la dichiara quando viene sentito nel 2014? Sì, sì. Quindi che le sue fonti erano Villani Consolato e Villani Giuseppe, è corretto? Sì, sì. Quando poi viene in sostanza anche sottoposto a confronto con Villani Consolato? Sì. Senta, lei verifica... il narrato di Villani Consolato? Cioè? Mi spiega meglio, avvocato. Rispetto chiaramente a quello che Consolato Villani le dice sempre riguardo alla vicenda dei carabinieri e comunque riguardo sempre a questa riunione e chi ha partecipato a questa riunione di Oppido Mamertino. Perché viene fatta... Mi dica. Verifico in che senso, avvocato? Scusi, io trovo conferma tra il padre e il figlio, non è
che vada a indagare se era vero o se non era vero, non lo so io. Ho capito, quindi non verifica, si fida chiaramente di quello che le viene detto dai due villani, sì, giusto? È corretto? Sì, 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 è corretto. Senta, lei ricorda se durante il confronto che lei ha avuto con Villani Consolato, Villani affronta... No, non si può fare questo. Va benissimo. Si deve chiedere un confronto. Vabbè, che domande, si... domande. È stato acquisito. Domande, va bene, va bene. Sì. Senta, ricorda se Giovanni Chilà le parlò di una riunione che aveva d'oggetto chiaramente questa strategia stragista? Non mi ricordo io, avvocato. Non si ricorda? No. Senta, ricorda se Villani Consolato le parlò del coinvolgimento di Giuseppe De Stefano, sempre rispetto a questa strategia? A me me ne parlò suo padre. Suo padre. E poi la conferma l'ho avuta da Consolato. Ma per prima che mi ha parlato del coinvolgimento di Giuseppe De Stefano è stato suo padre. Il padre di Consolato? Sì, sì. Senta, lei sa chi era la fonte invece di Villani Consolato, la fonte diretta di Villani Consolato? Da chi ha preso queste notizie? Suo padre, suo padre. È sicuro di questo? Sì, io non mi ricordo male, suo padre. Perché lei, sentito, faccio una contestazione, lei sentito... il 18 luglio del 2014, un attimo che prendo la pagina, su domanda del dottor Lombardi dice, me lo ha raccontato Tizio Caio, lei risponde, me lo ha raccontato Consolato Villani, questo è il passaggio. Me lo ha raccontato Consolato Villani a me questo fatto, si parla chiaramente della vicenda relativa ai carabinieri. Il dottore Lombardo, sì, è lui da chi l'aveva saputo? Lei risponde, da Filippone. Ci può chiarire meglio questa cosa? Guardi, io non mi ricordo, io so che la fonte, almeno quello che mi ricordo io, tutto quello che per quanto riguarda la riunione l'ha preso da suo padre. Però lei il 18 luglio del 2014 dichiara che la fonte di Villani Consolato era Rocco Filippone. Ora invece ci sta dicendo un'altra cosa. No, si ferma, avvocato. Il dato. Scusi un attimo, Prego. Parlare, mi scusi, faccia chiarire. Allora, io ho detto che se non ricordo male, gliel'ha detto suo padre, però non escludo... Che l'abbia preso anche da Rocco Filippone, avvocato. E non le esclude, oggi non le esclude. Prima diceva in sostanza che era soltanto Rocco Filippone, oggi invece non parla, l'escludo, di, avvocato. Parla di Giuseppe Villani. Senta, mi faccio capire una cosa, quale dote bisognava avere per avere contezza di queste vicende legate alla riunione Oppido, comunque legate a questa strategia stragista? Lo potevano sapere tutti o bisognava avere una dote in particolare? Ma non si trattava di dote, ma più che altro c'ha poteri forti, sarebbe dire i capi propri. Mi faccia capire, i capi chi? I capi, Peppe De Stefano, tutti i capi dell'Andrangheta, quindi della provincia di Reggio Calabria, erano a conoscenza di questa riunione, erano a conoscenza quindi di questa, del fatto di aver anche aderito a questa strategia. Sì, quelli che sono stati chiamati a
se volevano aderire o meno. Ho capito. Senta, come nasce il rapporto tra lei ed Aiello? Ma nasce dal fatto che io ho specificato anche l'altra volta, nella scorsa udienza, nasce dal fatto che io avevo bisogno delle armi e mi sono rivolto al capitano Saverio Straguzzi, e quindi lui ha trovato la persona giusta, che lui riteneva giusta, per avere quello che io avevo bisogno. Dico, ma questo così rapporto, diciamo, siccome mi fate delle confidenze, ecco, sì, lei lo conosce in quella circostanza, è corretto? Ecco, come, sì, come mai fate queste confidenze anche, diciamo, anche molto importanti, quindi... ma lui si fidava, ma lui si fidava di me, sapeva chi ero, sapeva dove abitavo, sapeva tutto di me. E per questo, perché sapeva dove abitava, perché sapeva chi era, vi fate queste confidenze così delicate su argomenti delicati, mi scusi, mi faccio capire. E cioè, perché? Questo rapporto perché? Come... Mi dica, prego. Ma perché non si possono fare? Fatemi capire. Vabbè, perché ma non stavate nascere, parlando di argomenti... Non può nascere, ma non di può cui nascere, si può parlare può, ogni scusate, giorno, sono degli argomenti un po' particolari. Mi sembra ma strano, ecco, che questa persona lo conosce, non appena lo conosce, lei ha detto che vi siete incontrati poche volte, le racconta dei fatti molto molto delicati, ecco, vorrei capire il perché questo. Avvocato, tante volte nascono amicizie che uno neanche se le aspetta, avvocato, ma no, non solo io, ma tutte le persone possono incontrare un'altra persona e confrontarsi, parlare, come devo dire, fidarsi uno per l'altro, e così è stato fra me e Aiello, avvocato. Senta, ci può ridire i nomi delle persone presenti quando Scotto parla di Aiello e comunque delle avvocato, vicende? Ma li ha detti poco fa all'avvocato contestabile? Li ha era, mi scusi, allora le faccio una domanda specifica, non ricordo, era presente anche Lombardo Giuseppe? No, che c'entra Lombardo Giuseppe? No. In quella circostanza? Stiamo... Il collaboratore? Scusate, stiamo parlando... Si chiama Giuseppe? No. No, è chiaramente il pubblico no. Mister. Come? Cavallino, sì. Dico, era presente Lombardo Giuseppe, detto Cavallino? In quella circostanza? No. No, avvocato, no. Cioè, senta, lei parlava anche dell'aiuto dato da Aiello a Cortese per quanto riguarda, diciamo, il confezionamento di questi ordigni. Ecco, dove avveniva questa... ci può indicare il luogo dove aiutava a Cortese a confezionare questi esplosivi, o comunque a spiegare come dovevano essere confezionati? Avvocato, io ho già ho spiegato nell'udienza scorsa, sì, che avvenivano nella profumeria di Cortese. Ah, sempre lì? Sì. Ma le dava soltanto delle indicazioni oppure materialmente le ha fatto vedere come devono essere confezionati? No. Lui gli spiegava verbalmente come doveva fare, come non doveva fare, questo. Senta, e quando invece Aiello le fa la confidenza di essere lui l'autore della strage di Via D'Amelio, chi era presente in quel momento? Io e lui. Soltanto voi due? Sì. Dove eravate? Se non mi ricordo male, alla Pineta Zerbe, se non mi ricordo male. Quindi nel primo incontro? No, sì. Sono passati 3-4, siamo al quinto o al sesto incontro, non subito. Quindi vi sono stati altri incontri fuori dalla profumeria? Sì, no, stiamo parlando incontri alla Pineta Zerbe, dove lavoravo io. Ecco, si ricorda quando le fa questa confidenza, il periodo? Non mi ricordo, avvocato, non mi ricordo. La data io non me la ricordo. Ma senta, le parla anche di altri soggetti che erano coinvolti in questa strage o fa riferimento soltanto a se stesso? No, mi faceva nome di Scotto, Gaetano Scotto, e altri soggetti che al momento io non mi ricordo.
Senta, con Aiello avete avuto contatti telefonici? No, mai. E con invece il siriano, cioè quel soggetto che le viene presentato per il traffico di armi? Il siriano aveva contatti con Antonio Cortese. Telefonici oppure erano contatti... Anche telefonici, sì, anche telefonici. Lei non ha mai avuto contatti con il siriano? Telefonici? No, io l'ho conosciuto. No. Dove l'ha conosciuto? Dove l'ha conosciuto? In Romania. In Romania. Io l'ho conosciuto, sì. Senta, Aiello sapeva che erano i personaggi comunque... gli indranghetisti più importanti che vi erano nella provincia di Reggio Calabria, sapeva i nomi? Sapeva chi erano? Ma lui mi domandava di Gondello, mi domandava di De Cano, di De Stefano, certo sapeva chi erano. Dico, sapeva certo. Anche diciamo come era diviso il territorio? Come si erano divisi il territorio? Ma lui mi domandava a me, sono stato io a dare indicazione, cioè specificazione. Ah, quindi lui in pratica le ha detto mi in sostanza... Mi domandava a me come era stato diviso il territorio, chi comandava qua, chi comandava là, questo... C'era lui che glielo... Mi faccio capire, era lui che lo ha riferito a lei o al contrario? No, ero io, lui mi faceva le domande, io gli capito. Rispondevo. Ho capito. Ma dico, invece da Aiello lei ha avuto informazioni, mi faccia capire. Ma informazioni che riportavano la Sicilia, gli attentati, queste cose sì. Ma ha avuto informazioni su indagini in corso che la potevano riguardare? Ma non mi ricordo io, può essere pure, non mi ricordo. Quindi lui, diciamo, non aveva contezza della divisione del territorio, però aveva contezza di indagini in corso, in sostanza che potevano riguardare soggetti all'interno dell'andrangheta, mi faccia capire. Non mi ricordo io, avvocato. Non si ricorda? No. Senta, ma le diede informazioni nei confronti di un tale Zumbo? Sì, lui conosceva Zumbo. E chi era? Lui conosceva Zumbo. Questo Zumbo era uno dei servizi segreti, vicino ai servizi segreti. Quindi questo glielo riferisce, mi scusi, questo glielo riferisce Aiello a lei? Ma io già lo sapevo. Ho capito, ma lo riferisce Aiello in quella circostanza? Sì. Però Aiello sì, non sì, sapeva sì. Come era diviso il territorio reggino? No, non sapeva. Non lo sapeva. Senta, Consolato Villani, rispetto al rapporto che lei aveva col padre appunto di Consolato, era d'accordo o voleva essere lui al posto del padre? Diciamo, era geloso di questo rapporto che avevate, lei ha parlato molte volte, lo ha considerato, ha affermato che lo stesso era appunto il suo consigliere. Ecco, Consolato, era geloso di questo rapporto, voleva essere al posto del padre o comunque... Non gli interessava. Consolato aveva un rapporto molto intimo con suo padre, lo rispettava, lo dava. Questo è il rapporto che c'era fra padre e figlio. Sì. Con la madre invece che rapporto aveva? Sapeva la madre sapeva per esempio di queste vicende legate ai carabinieri? Non lo so io, avvocato. Non lo so. Però lei ha detto prima che la madre comunque partecipava sì, riunioni, diciamo, di famiglia, allora, ecco. Allora, se vuole un fatto certo, io non gli posso rispondere. Se vuole un'opinione mia, gliela posso dare, avvocato. Mi dica. Secondo me la madre era al corrente. Era al corrente di questa cosa. Sì. Quindi tutti sapevano comunque, chiaramente all'interno della famiglia... del ruolo importante, apicale, mi scusi, di Giuseppe Villani. Sì, certo. Il figlio, diciamo, la moglie, ecco, tutti erano al corrente sì, di questo sì, ruolo. Sì, tutti. Senta, ma quindi anche lei, la scorsa udienza, se non ricordo male, ha anche riferito che negli anni 70 Giuseppe Villani era il vice capo
di Pasquale Latella. Sì. Ricordo bene. Ecco, questa circostanza, quindi questo ruolo, era conosciuto, cioè all'interno chiaramente del contesto ndranghetistico, Regino? Guardate, Pasquale Latella era il capo dei Latella. Aveva una marea di persone intorno a sé, però Giuseppe Villani rappresentava per Pasquale Latella come suo vice. Quindi lo presentava Giuseppe così, Villani, mi faccia capire, lo presentava così all'esterno. Scusi un attimo, mi faccia finire. Prego. Allora, Giuseppe Villani a Ravagnese poteva fare tutto ciò che voleva, nessuno gli poteva dire niente, ne rispondeva personalmente Pasquale Latella. Ho capito. Senta, ma Giuseppe Villani, che lei sappia, è stato condannato per 416 bis? Ma non mi ricordo, sapete, non mi ricordo, ma credo di no comunque. È stato coinvolto in qualche procedimento penale per nell'ambito del quale veniva contestato il reato associativo? Non mi ricordo. Chiaramente. E guardate, è stato arrestato, però io non so per quale reato. L'ho capito. Senta, quando lei nel 98 esce dalla... Scusi un attimo, avvocato, scusi un attimo. Mi sembra che quando hanno arrestato a Pietro Lo Giudice, sì, e ha consolato Villani, è stato coinvolto anche lui. Non so in che modo, però è stato coinvolto. Non si ricorda il reato, però dice, ricordo che è stato coinvolto, è corretto? È stato coinvolto nell'uccisione, sì, sì, dei carabinieri. Non so in che modo, però è stato coinvolto. Ah, è stato coinvolto anche rispetto a questa vicenda dei carabinieri? Mi faccia capire. Cioè c'è stato un procedimento... Sì. Non so in quale modo, però ho capito. Hanno arrestato pure lui. Ho capito. Senta, le stavo chiedendo prima. Quando lei è nuovamente un uomo libero nel 98, ha riferito alla scorsa udienza, ma ha confermato anche oggi, di aver incontrato a Vigevano i signori Villani, Consolato e Giuseppe. Lei l'ha già detto, non se l'aspettava. Ecco, ma lei si è fidato immediatamente di questi signori, considerato il precedente, cioè considerato, sempre rispetto a quanto ha affermato lei la scorsa udienza, che queste persone si erano allontanate senza motivo per 2 anni, ora non ricordo, dal 90 al 92. Ecco, vista diciamo questa circostanza, lei si è fidato immediatamente di questi soggetti o comunque un attimino se li guardava, ecco, per intenderci? Guardate, io non sapevo i motivi e non so ancora oggi i motivi che l'hanno portato ad abbandonare mio padre. A me non mi hanno fatto niente, io non gli ho fatto niente, la mia famiglia non gli aveva fatto niente, quindi... Ok, questo l'ho già detto, dico, ma lei si fidava quindi ciecamente di queste persone, anche se vi era questo precedente, diciamo, si sono allontanati senza alcun motivo e sono rientrati poi nel 92? Ma assolutamente, non era successo niente. Qual era il motivo che io non dovevo incontrare oppure portare rancore oppure... Non lo so io, avvocato. Cioè, in sostanza, mi faccia capire, quindi questi soggetti, come lei ha riferito, si allontanano da Reggio Calabria nel 90, se non sbaglio vanno in America, se non ho capito... Sì, in America. Ecco. Rientrano nel 92 e poi nel 93, cioè neanche dopo un anno... vengono coinvolti, comunque vengono in qualche maniera, viene affidato l'incarico nell'ambito di questa strategia stragista? È corretta questa ricostruzione? Avvocato, io non lo so che cosa era successo fuori, non lo so gli intrecci che c'erano, cioè non sapevo. Cioè un compito così delicato viene affidato a dei soggetti che comunque mancano dalla città di Reggio per 2 anni. Cioè questa è una cosa, secondo lei, che è accaduta, cioè una... risponde a un dato reale? L'opinione in questa maniera così non è che è un opinionista. Comunque viene dato questo ruolo a distanza di un anno. Viene dato questo ruolo a distanza di un anno rispetto a quando questi soggetti sono rientrati a Reggio Calabria. È corretto questa ricostruzione? Allora, avvocato, io ci tengo che lei tenga presente che io sono stato detenuto dal 91 al 98
e sì, non ha detto avuto anche nessun regime di 41, lo con so, nessuno. Okay. Quindi quello che è avvenuto fuori, io non so niente, non sapevo niente e non ho saputo mai niente. Solo che durante la detenzione, stiamo parlando 92, 93, 94, mentre ero detenuto a Palmi, ho subito una perquisizione per questi che sono venuti, sono venuto a conoscenza dopo io, perché mi hanno fatto. Comunque lei, senza chiedere i motivi, si fida di queste persone. È corretto? Sì, perfetto. Sì, è corretto. Senta, lei poi ha riferito anche un'altra circostanza la scorsa volta, che se non ricordo male Giuseppe De Stefano durante questa riunione avrebbe detto di affidare questo ruolo, quindi come chiaramente esecutori materiali di questi omicidi, a soggetti non riconducibili a famiglie di 'Ndrangheta. È corretta questa ricostruzione? Sì. Ecco, e allora come mai questo ruolo viene affidato a Villani Consolato e a Giuseppe Calabrò, visti i legami di parentela? Avvocato, non volevano coinvolgere persone che nelle loro famiglie avevano contatti. Sarebbe persone che con loro non avevano a che fare di niente. Quindi, ma dico, ma Villani Consolato aveva rapporti, il figlio di Villani Giuseppe, lei ci sta dicendo insomma che è una persona, un personaggio importante all'interno del contesto mafioso, come vorrei capire il perché poi questo ruolo viene materiale, questo compito materiale viene dato a queste persone che comunque sono immediatamente riconducibili a famiglie 'ndranghetistiche. Ma scusate avvocato, prego. Allora il signor Filippone ha pensato ai Villani e ai Calabrò, non è che l'ha voluto Giuseppe De Stefano o Condello o altre persone, questo l'ha deciso il signor Rocco Filippone. Sì, senta, ma lei è a conoscenza di killer estranei, quindi al contesto andranghetistico, che comunque potevano commettere questi omicidi? Cioè comunque c'erano dei soggetti che potevate utilizzare che non facevano parte dell'andrangheta? Ma guardate avvocato, durante vi dico una cosa, durante la guerra i capi mafia, sapete a chi usavano per andare a uccidere altre persone? Ragazzi, ladri, quelli che facevano i furti, zingari, queste sono persone che usavano durante la guerra, si figuri dopo la guerra. Ho capito, quindi c'erano dei soggetti che potevano farlo, ecco, esterni all'ambiente mafioso. Senta, lei prima ha riferito che Consolato Villani conosceva lo giudice Demetrio, questa persona qui di Sant'Antonio, ecco. Ma lo conosceva da quando? Perché lei ha detto... Da quando io... Dico, gliel'ha presentato lei o lo conosceva già da prima? No, io gliel'ho presentato, ma lui già lo conosceva. Ma lei è sicuro di questo? Certo. Cioè, è sicuro oppure... Che vuol dire è sicuro? No. Lei mi ha fatto una domanda e io gli ho risposto. No, perché le faccio una contestazione. Lei il 18 luglio del 2014 dichiara un'altra cosa, diciamo non è così sicuro. Allora, leggo il passaggio. Dottore Lombardo, lei ha conoscenza se Villani Consolato lo conosce questo lo giudice Demetrio? Lei risponde, sì lo conosce. Il dottore Lombardo, come lo sa? Lei, e glielo ho presentato io, dottore Lombardo. Ah, gliel'ha presentato lei? Lei risponde, sì. Dottore Lombardo, in quale anno? Le risponde, quando ho aperto il negozio a Sant'Antonio, dottore Lombardo, quindi nel 2006? Sì, 2006-2005 non direi. Dottore Lombardo, ma lei dice di conoscerlo però da molto tempo. Le risponde, sì, io sì, lo conoscevo prima. Il dottore Lombardo, ed è sicuro che non l'aveva presentato prima a Villani?
Ma è possibile che con il rapporto che lei aveva con Villani, che è trentennale, io l'ho presentato solo nel 2006, lei risponde, sì, però tenete conto, dottor Lombardo, che io a Villani, cioè io l'ho avuto con me dal 2000 al 2001, mi capite? Sì, dal 2000, lei, il dottore Curcio, lei risponde, quindi il dottore Curcio rappresentava, nel senso che può essere pure lui che già l'avesse visto in precedenza, lei risponde, sì, può essere. Come no, sicuramente, quindi qua è abbastanza dubbioso, oggi invece è sicuro che Demetrio lo giudice conoscesse Villani Consolato prima della sua presentazione avvenuta nel 2005-2006, comunque nel momento in cui lei apre questo negozio di frutta. Ecco, vorrei capire ora questa, diciamo, discrasia che c'è tra il verbale del 18 luglio 2014 e quanto è riferito invece oggi alla scorsa udienza. E perché mi sono ricordato che lui lo sapeva, cioè lo conosceva, avvocato. E quindi si è ricordato oggi che lo conosceva, ho capito. No, oggi, avvocato, non è che ho aspettato oggi per ricordarmi. Già, mi sono ricordato molto tempo fa. Sì, no, nel 2014 non è che ricordava molto bene questo passaggio. Però, se lei legge l'ultimo passaggio non mi pare che sia così dubbioso, eh. Sì, può essere sì, come no, sicuramente. Ho capito, ma prima ha detto che invece non lo conosceva, quindi comunque vi è un dubbio. Io non ho detto che qua non lo conosce, ho detto che aveva qualche dubbio sulla conoscenza. Oggi invece ci dice che non c'è alcun dubbio. Lo conosceva prima della presentazione del 2005-2006, questo sto dicendo. Prima ricordava così, in maniera, diciamo, dubbiosa, oggi invece ricorda in maniera certa. Questo volevo evidenziare, ecco, non ho altro. Senta, lei, sempre rispetto a questo argomento, lei ricorda quando parla ai magistrati per la prima volta, quindi faccio riferimento al dottore Lombardo e al dottore Curcio, per la prima volta di questo, lo giudice Demetrio? Sì, di Sant'Antonio, ecco quando ne parla? Ma mi sembra tra i 2014 e il 2015. Benissimo, lei ne parla, glielo dico io, il 18 luglio del 2014, in questo verbale. Ecco, la domanda è questa. Quando i magistrati le chiedono di lui, cioè le fanno nome e cognome di questa persona qui, c'è. Lei focalizza c'è. Immediatamente il soggetto o no? O ci impiega un po' non ad arrivare alla figura non di lo giudice Demetrio? Non mi ricordo io, avvocato. Se mi vuole, no, mi vuole fare qualche contestazione me la faccio. No, non c'è bisogno. È un verbale che comunque è stato acquisito, o meglio, dobbiamo soltanto produrlo. Senta, lei... Certo. No, sul riconoscimento di lo giudice, voglio dire, è un diesel. Il signor lo giudice. Senta... Un diesel sono... No, è una cosa che nel verbale le dice il dottore Lombardo. Senta, lei... ha riferito poc'anzi che questo lo giudice Demetrio è un suo parente. Ho capito male o è corretto? No, con mio padre si chiamavano cugine. Era, sì, è un parente, mi faccia capire. Sì, è un lungo parente. Come? È un parente lontano, ecco. Parente lontano. No, allora le faccio una contestazione, perché sempre nel verbale del 18 luglio 2014, su domanda del dottore Lombardo, lei risponde, questa è la domanda, no, perché lo giudice si è talmente tanti che io onestamente non sono in grado di, lo giudice Antonino, no, è parente mio, ovviamente si riferiva precedentemente allo giudice Demetrio. Ecco, non è, lei dice il 18 luglio 2014 che non è suo parente, oggi invece ci dice che è un suo parente. Ci dica qual è la verità. Che non è un mio parente. Lei ha risposto al dottore Lombardo che non è un suo parente lo giudice Demetrio il 18 luglio del 2014, pagina 30. Dice no, non è un mio parente. Oggi invece ci dice che è un suo parente. Ci faccia capire qual è il dato reale. E mi sono ricordato che un parente è lontano mio. Avvocato. Senta, lei poc'anzi ha detto che Villani, dopo aver sentito le dichiarazioni di Spatuzza, le parlava della vicenda legata all'avvocato Gatto,
era fiducioso del processo. Ci può spiegare il perché? Perché pensava lui pensava che questo Spaduzza lo potesse discolpare dall'accusa dei carabinieri. Questa era la sua speranza. Ho capito, quindi c'era diciamo una... Ma erano pensieri suoi. Non ho capito. C'era una ricostruzione quindi alternativa alla vicenda quindi che aveva visto Villani coinvolto in quel processo penale. Lui faceva una ricostruzione alternativa, mi faccia capire, Villani ovviamente consolato. Ma non lo so che idea si è potuto fare nella mente, quindi non lo so che cosa pensava, avvocato. E quindi lui ha esposto quello che pensava. Ho capito. Senta, ultime due domande. Forse ha già risposto. In che periodo i De Stefano e i Tegano si allontanano? C'è una certa diciamo frizione per quella condotta, lei se non sbaglio ha detto poc'anzi, riconducibile a Giuseppe De Stefano. Si ricorda l'anno di questa frizione, di questo allontanamento tra i Tegano e De Stefano? Ma già erano in guerra, avvocato. Già erano in guerra. L'anno voglio capire. Già rispetto a... Stiamo parlando 86, dall'86 all'88. Cioè i Tegano erano in guerra con i De Stefano? No, mi faccia capire questa cosa. No. Allora, l'avvocato De Stefano con Giuseppe De Stefano e altri seguivano una linea. Tegano, Libri e altri, Orazio De Stefano sarebbe i... Lo zio seguirono un'altra linea, ma nell'insieme erano tutta una cosa. Ha capito adesso? Quindi non nasce, cioè c'era questa frizione o non c'era questa frizione delle famiglie? Sì, c'era. Gli volevano fare una tragedia, avvocato. Ho capito. Senta, l'ho un'ultima ripetuto cosa. Mille volte. Sì, ho capito. Senta, un'ultima cosa. Sempre rispetto ai signori Villani, consolati Giuseppe, lei li incontra, abbiamo detto, il 98 a Virgemono, appena viene rimesso in libertà. Ecco, volevo capire una cosa. Nel 98, questi signori qui, all'interno dell''ndrangheta, che ruolo avevano? Nessuno. Che ruolo? Non avevano ruoli nel 98? Cioè, non potevano essere neanche accostati a famiglie di 'ndrangheta? No, erano cugini della Tella, questo sì, erano parenti miei, però non è che avevano un locale, avevano fatto un locale, avevano fatto affiliazione, questo io non lo so. Dico, erano comunque vicini a qualche famiglia di 'ndrangheta, sì o no? Sì, certo. Hai la Tella, hai lo giudice. Avvocato. Presidente, ho concluso. Va bene, grazie avvocato pubblico ministero. No, dico, non ci sono altri avvocati che devono... No. Lo giudice, il dottore Lombardo, poche domande a chiarimento di quello che le è stato chiesto dalle difese. Lei ha ricordato correttamente di essere stato condannato per calunnia in relazione a quanto scritto nei memoriali a carico dei miei colleghi. Ma prima della condanna lei aveva ritrattato quelle accuse, aveva spiegato, cosa c'era sotto. Sì, ho ritrattato, ho spiegato a lei e ai suoi colleghi che cosa mi aveva portato ad accusare i magistrati, ad accusare altre persone. Certo, io ho chiarito la mia posizione. Sono verbali, Presidente, acquisiti, quindi è inutile intrattenersi oltre. Senta, un altro chiarimento sui rapporti tra Rocco Filippone e suo padre Giuseppe. Suo padre Giuseppe com'era soprannominato? Stiamo parlando di Villani? No, suo padre. Ah, non mi ricordo, dottore, io non mi ricordo. Non si ricorda, se avesse un nomignolo suo se padre c'è...
Se c'è qualche contestazione me la faccio. No, lasci perdere le contestazioni, io sto parlando di suo padre, quindi meglio di lei, non lo conosce nessuno. Che attività lavorativa svolgeva suo papà? Faceva cesti di vimini, queste cose. Suo padre lo giudice. Ah, mio padre faceva il commerciante. Commerciante di che cosa? Di anguri, era nominato come un mulonaro. Un mulonaro, quindi. Quindi la vostra tradizione di commercio di frutta nasce, diciamo, da suo padre o ancora prima? Ma ancora prima, dai miei nonni, dai miei zii. E a lei risulta che anche Rocco Filippone fosse un commerciante? Sì, era un commerciante. Quindi partecipava alla festa di Reggio Calabria come commerciante? Sì, come commerciante. Lei è in grado di dirmi, Rocco Filippone, se coltivava la terra? Questo non me lo ricordo. È in grado di dirmi se producesse arance? Anche arance, sì. Anche arance, va bene. Senta, ancora una cosa, sulla scelta di Villani Consolato e Calabro Giuseppe, lei è stato chiaro. Vorrei però lei spiegasse meglio, diciamo, in situazioni particolari, come all'interno dell''ndrangheta venivano scelti i killer da utilizzare. Allora, i killer da utilizzare, se erano 3-4 famiglie, mandavano una persona per ogni famiglia a fare un'azione. Poi utilizzavano tutta gente, poveretta, dottor Lombardo, certe volte poveretti veramente, e li abbandonavano al loro destino. Cioè, questo durante la guerra di mafia? Sì, durante la guerra di mafia. E minorenni ne utilizzavano? Anche minorenni. E in quale occasione? Lei è in grado di ricordare, vuol dire, qualche azione in cui vennero utilizzati i minorenni? Sì, un'azione che ha compiuta da mio fratello Maurizio. Sì. E da Consolato Villani. Da minorenni? Da minorenni, sì. Quindi Consolato Villani da minorenne già aveva dimostrato una certa abilità? Sì. Quindi erano ragazzi che venivano comunque testati? Sì. Sì. Senta, e come venivano istruiti questi ragazzi? Da chi venivano istruiti all'uso delle armi? Dottor Lombardo, ma già chi nasce in certi contesti, già da piccoli, è per una cosa istintiva, che già sa come si usa la pistola, come fare una cosa, perché tra ragazzi si parla, c'è una complicità molto, molto grande. Questo vale per Consolato Villani, per quello che lei risulta, quindi anche da minorenne, da ragazzino. Sì, certo. Ma non l'avevate inserito voi, l'avevano inserito i Latella in certi contesti. Sì. E la storia invece di Calabro Giuseppe lei la conosce? Sa dirmi chi lo aveva istruito all'uso delle armi? Sì, io non mi ricordo male, Giuseppe Villani. Signor Rocco Calabro. Chi è Rocco Calabro? Chi è Rocco Calabro? No. Rocco Filippone. Rocco Filippone. Vittorio Guazzoni e altri. Le risulta se Calabro Giuseppe, prima di consumare gli omicidi ai danni dei carabinieri, avesse fatto altre cose di questo tipo? No, non mi ricordo io. Non si ricorda? Non mi ricordo, no. Quindi mai nessuno le parlò, diciamo, della sua carriera criminale? Non mi ricordo, dottor Lombardo. Dico, mai nessuno le parlò quindi della sua carriera criminale antecedente agli attentati ai carabinieri? No, a parte i Villani, no, io non mi ricordo. Dico, in quella occasione i Villani non le dissero nulla su Calabro Giuseppe e le sue capacità criminali o, diciamo, fatti precedenti in cui era stato coinvolto? No,
che era criminale, che ce l'aveva nel sangue, queste cose sì, però non mi ricordo la cosa. Non si ricorda. Senta, nel racconto che le fa Villani Giuseppe, no, quando c'è il primo incontro tra di voi, mi sente? Sì, la sento. Villani Giuseppe le fornisce tutta una serie di particolari sulle capacità, diciamo, di sparare dei due ragazzi coinvolti? Ma non a Vicevano, a Reggio Calabria, E che cosa le dice? Che erano capaci di sparare, erano azionisti, questo diceva. Vantava a suo figlio, vantava a Calabro, vantava a tutti lui. Ah, quindi li vantava, quindi li riteneva particolarmente capaci? Sì. Ho capito. Poi lei ha preso da altri se fossero davvero capaci, come diceva il padre di Villani, o no? Cioè ha avuto modo di verificarlo anche parlando con altri? Ma no, io, dottor Lombardo, all'infuori di Giuseppe e Consolato Villani io non parlavo con nessuno di queste cose. Quindi altre verifiche su questo non ne ha fatte? Assolutamente. Grazie. Prego. Allora, soltanto una breve domanda. Signor lo giudice, mi dica per favore che tipo di sentenza di condanna ha avuto lei, oltre questa per calunnia che ci ha detto, sentenza definitiva, è stato condannato per il reato di associazione mafiosa? Sì, sono stato condannato per associazione mafiosa, per gli attentati a Reggio Calabria, per l'evasione che ho commesso e poi se andiamo indietro... Ho subito altre condanne io, Presidente. Le ultime che ha avute sono per questi fatti ed ha avuto già sentenza definitiva? Sì. Vabbè, e prima sono ancora definitivo. Quando ha subito quei periodi di carcerazione lunghi che ci diceva lei, negli anni 90, allora, erano altri fatti? Allora, negli anni 80 sono stato arrestato per associazione mafiosa, poi per omicidio, di cui sono stato assolto dopo, all'appello in Cassazione sono stato assolto e basta. Ma per associazione mafiosa sempre Cosca... Porta poesia. Cosca lo giudice? Lo giudice, sempre, sempre lo giudice. Ho capito. E ha beneficiato poi dell'attenuante di quell'articolo 8, l'è stata riconosciuta? Sì, una a Catanzaro e una a Reggio Calabria. Tu articolo 8. Articolo 8, va bene. Senta, rispetto allo giudice Demetrio di cui lei ha parlato, sa se ha avuto un ruolo in queste stragi che sono state commesse ai danni dei carabinieri? No, non lo so. Non sa dire niente, non è mai capitato ne parlasse con lui di questi fatti? Guardi, io al momento io non mi ricordo, Presidente, ma mi sembra di no comunque. Va bene, un'ultima cosa, quando lei ha parlato della riunione di Pino Mamertino, ha parlato dei Graviano chi? Gli ha detti i nomi? Giuseppe Graviano e Filippo Graviano. Quindi due fratelli, Filippo e Giuseppe, tutti e due erano presenti in quell'occasione. Sì. Va bene, ci sono altre domande, possiamo... Sì, Presidente, su questo una precisazione. Lei, come le ho già segnalato la volta scorsa, nel verbale del 29 settembre 2014 dice soltanto Giuseppe Graviano. Allora, dottor Lombardo, io gliel'ho detto la volta scorsa, io sono convinto di aver parlato, di aver parlato di Giuseppe e di Filippo, ma questa mia convinzione nasce dal fatto che il Graviano, essendo parenti con Matteo Messina Denaro, se io non mi ricordo male, Giuseppe Villani diceva che tutti e due fratelli erano là, perché forse Filippo era parente di Matteo Messina Denaro. E quindi lei ora ricorda questo riferimento a entrambi i Graviano? Sì. Sì.
Quindi quando lei dice in questo verbale Giuseppe Graviano ed altri, potrebbe già all'epoca far riferimento a Filippo? Sì, 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 probabilmente. Va bene, grazie. Presidente, una domanda su questa. Ma sulla mia? Sì, 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 no, soltanto se conferma, l'ha già detto se non ricordo male, anzi sicuramente l'ha detto, se conferma che le fonti rispetto alla partecipazione dei Graviano alla riunione sono sempre Consolato Villani e Giuseppe Villani. Sì, lo confermo. Perfetto. Basta. Va bene. Abbiamo finito allora con il signor Lo Giudice, grazie, possiamo chiudere il collegamento. Buongiorno. Allora, col sito riservato. Buongiorno. Lo Giudice, buongiorno, il dottore Lombardo. Buongiorno, dottore Lombardo. Vorrei riprendere l'esame da un passaggio che...